fece nel 2022, che vuole rappresentare, come dicevamo, questa mattina, e l'avvocato Francesco Rizzo invece ha avuto modo di ascoltare questa brevissima motivazione, il fatto appunto che i relatori presenti questa mattina e questo pomeriggio rappresentano per Aranci Ferrara un momento di altissima formazione, che ringraziamo, e questo primo premio estense che il Presidente Maralli ha voluto fortemente, proprio la motivazione legata a questo, insomma, un vostro ringraziamento che nasce nei vostri confronti proprio per l'attenzione, l'amicizia e la partecipazione che avete avuto sempre per la Regione Ferrara. Grazie molte, l'applauso è per i nostri relatori. Allora, Avvocato Albigini, la riforma del condominio approvata con la legge 11 dicembre 2012, la 220, non ha solo rinnovato l'istituto condominiale, naturalmente, ma ha fatto qualcosa in più. La sua relazione è in ordine al rendiconto e devo dire che probabilmente l'istituto condominiale ha avuto in questi anni modificare quelli che sono gli aspetti legati al rendiconto e motivare forse più, se c'è mai ce ne fosse bisogno, l'amministratore ad un rendiconto attento, puntuale, che in un qualche modo si può avvicinare anche ad un rendiconto cosiddetto societario, no? Ecco, quali sono quindi le caratteristiche di questo rendiconto? Passo a lei la parola naturalmente per la sua relazione. Grazie mille. Grazie. Beh, intanto ringrazio per l'invito che mi ha consentito di ritornare in questa bella città alla quale sono molto legato, perché da giovane sono andato prima, durante la pausa pranzo, a rivedere un vicolo che probabilmente voi non conoscete, vicolo Mozzo a Lucchie. Lo conoscete? Ecco, dove da giovane ho dimorato per qualche tempo. Così allora ho voluto fare questo pellegrinaggio fino a vicolo Mozzo a Lucchie. E quindi sono molto grato di questo. Ho avuto modo di ascoltare la parte finale della relazione sulle emissioni, e in particolare la parte sugli animali. Vi racconto questa tanto perché gli animali in condominio oggettivamente sono fonte, credo che ci siano dalle 15 alle 25 mila denunce penali all'anno su questo argomento. Quindi, io mi ricordo il caso di un signore che viveva in condominio, il quale aveva addestrato il suo pappagallo a dire al vicino di casa, ogni volta che lo incontrava, mona, che è una parola veneta che sta a significare scemo. Ecco, per dire come se ne vedono veramente di tutti i colori. Questo è giusto per dire come la realtà supera sempre la fantasia. E soprattutto in materia di condominio oggettivamente se ne vedono di tutti i colori. Come diceva il moderatore prima, la legge 220 del 2012, che io dico sempre non è una legge amica degli amministratori, ha voluto mettere una serie di paletti anche in tema di rendiconto, come ne ha messi tanti altri, sull'onda di una giurisprudenza sfavorevole all'amministratore. Ricordiamo le famose due sentenze gemelle, la 18.331-32 del 2010, che hanno detto che l'amministratore è un mero esecutore delle delibere assembleari. Quindi l'ambiente in cui è stata emanata la legge 220 era quello di diffidenza nei confronti dell'amministratore. Diffidenza testimoniata da tutta una serie anche di altre norme che sono sparse nella riforma entrata in vigore nel 2013. E in questo c'è anche il rendiconto condominiale. Non è cambiato il fatto che il rendiconto sia comunque un obbligo. Lo era prima e lo è ancora oggi, il 1130, ultime due righe, dice che l'amministratore deve rendere il conto alla fine di ciascun anno di gestione. Ricordiamoci anno di gestione, perché potremmo aprire tutta una discussione, ma ve la risparmio, sull'annualità dell'incarico dell'amministratore, che come sapete proprio la legge 220 ha suggerito debba essere biennale. Perché non occorre
mettere all'ordine del giorno, anche se qualcuno ritiene il contrario, la nomina dell'amministratore. Quindi secondo alcuni il mandato sarebbe biennale, secondo altri è eterno, nel senso che non occorrerebbe mai mettere all'ordine del giorno l'argomento. Però comunque è rimasto l'obbligo del rendiconto annuale, che peraltro è riprodotto anche nel 1135, dove si dice che l'assemblea deve essere convocata annualmente per una serie di cose, tra cui l'approvazione del rendiconto. Quindi è pacifico che il rendiconto è annuale. Prima della riforma, per la verità, qualche parolina mancava, perché prima si diceva deve rendere conto della sua gestione, adesso è stato aggiunto all'assemblea, ed è corretto che sia così, perché già prima la giurisprudenza aveva ampliato il significato della norma dicendo non basta rendere il conto, lo devi rendere in assemblea, perché altrimenti si poteva ipotizzare, ma a fine anno cosa devo fare? Rendere il conto? Lo rendo, lo mando a tutti e ho assolto il mio conto. No, la Cassazione già prima della legge, della novella del 2012, aveva detto no, il rendiconto va reso in assemblea, come è giusto che sia, è logico che sia, perché l'assemblea è il luogo della discussione, non solo dell'approvazione, e quindi c'è il confronto tra i condomini circa le voci di spesa e quant'altro. Cioè, è importante l'assemblea proprio perché, essendo un organo collegiale, ha modo di valutare in contraddittorio tra tutti i condomini l'operato dell'amministratore. Sì, perché il rendiconto è proprio la testimonianza dell'attività svolta nell'anno dall'amministratore. Non c'è nulla di strano, perché? Ma perché tutti i mandatari, cioè tutti coloro che ricevono un incarico da un terzo, sono tenuti, qualsiasi sia il loro incarico, la natura, il tipo del loro incarico, a rendere il conto di quello che hanno fatto. Questo vale per tutti i professionisti, quindi anche per gli amministratori di condominio. Voi sapete che c'è tutta una querela adesso con alcuni giuristi sulla natura dell'attività professionale dell'amministratore. In particolare si discute se sia o meno una professione intellettuale. Noi come Centro Studi Analisi Veneto, ma non solo, non siamo soli, riteniamo che sia un'attività di professione intellettuale. E quindi ci stiamo battendo in tutte le sedi perché questo venga riconosciuto. Ricorderete la querela che è seguita a quella ordinanza, non sentenza, della Corte di Cassazione di Antonio Scarpa, che invece riduceva di 7, 8, 9 mesi fa, che riduceva invece il ruolo dell'amministratore, sempre sull'onda di una vecchia giurisprudenza che non ha mai, c'è sempre stata una diffidenza, diciamo la verità, dei giudici e in particolare della Cassazione verso gli amministratori di condominio. Probabilmente non si sono resi conto che i tempi sono cambiati, che il vecchio amministratore di condominio, dicevo prima Bruno Baraldi, che il primo corso l'ho fatto nel 1980 e quindi mi ricordo com'era l'amministratore nel 1980, e se voi lo prendete e lo mettete di fronte a un amministratore di oggi non sono neanche parenti. E tant'è che oggi l'amministratore è sicuramente un professionista che deve avere delle conoscenze a tutto campo importanti, anche piuttosto complesse. Pensate al super bonus o al bonus facciate, cioè ai benefici fiscali. Quanto complesso è gestire un'operazione del genere? Quante responsabilità ci sono? Quanti rischi ci sono? Com'è difficile impostare correttamente un'operazione? E lì si vede chi sa fare da chi non sa fare, c'è poco da dire, no? Io ne ho visti moltissimi di contratti
in questi mesi e ho visto di tutto. Non voglio dilungarmi troppo, però siccome ancora oggi questa è una materia sicuramente di attualità, ecco che bisogna che anche gli amministratori si rendano conto che è complesso, che un contratto, e col super bonus i contratti se ne stipulano tanti, di natura diversa, molto complessi, molto articolati, ecco, bisogna digerirlo bene, bisogna capirlo bene, bisogna essere prudenti. La prudenza credo che sia la migliore consigliera, e se non si sa bisogna chiedere, bisogna andare o dall'ingegnere o dall'architetto o dall'avvocato, da chi volete, al commercialista, perché anche il commercialista ha un ruolo importante in tutto questo, in modo che, perché poi alla fine vedete, se le cose vanno male, la colpa è sempre comunque dell'amministratore, su questo non ci sono più. E allora quando uno dice ma la sanzione va combinata ai condomini, eh sì, certo che va combinata ai condomini, i condomini poi che se la prendono con l'amministratore. Ecco quindi che la figura dell'amministratore è centrale e bisognerebbe che qualcuno che sta in alto lo capisse, invece pare che ancora non voglia. Detto questo, torniamo al nostro rendiconto. È vero che con la novella del 2012 è stato parzialmente modificato, per la verità è stato ampliato il contenuto del rendiconto. Se ricordate, per quanti anni abbiamo discusso? Il rendiconto si fa con criterio di cassa o criterio di competenza? Noi abbiamo discusso per una vita, c'era chi tirava fuori la partita doppia, era tutto un fiorire di opinioni, tutte legittime, tutte per carità nobili, ma non era mai stato sciolto questo nodo. In qualche modo la legge 220 con il 1130 bis ha sanato questa querella, imponendo quello che possiamo definire come un criterio misto, nel senso che c'è sicuramente il criterio di cassa, questo è entrato e questo è uscito, e questo è sicuramente dovuto. In più, cosa dice il 1130 bis? Qualche volta anche esagerando, dice, beh, insomma, però non è che così l'assemblea si renda conto della situazione del condominio, perché ci potrebbero essere ad esempio fatture spiccate o oneri, obbligazioni assunte dal condominio che non figurano fra le uscite o fra le entrate. Ecco che è giusto allora fare in modo che chi si trovi in assemblea sappia che il condominio in realtà ha anche posizioni che nell'anno non hanno trovato quiete, che non si sono risolte nell'anno di competenza, in modo che si sappia che bene o male bisogna tenerne conto. In più c'è questa relazione, qui sì, ecco, forse era un po' scimmiottato dalle società, ma io dico sempre, io non capisco la Cassazione perché va sempre a pescare, quando fa comodo, la materia societaria per portarla nel condominio. Pensiamo alla prorogazio imperi, o la vita, altra questione spinosissima, no? E perché non lo fa per esempio per le delibere assembleari? Voi sapete che le delibere assembleari, se annullabili, vanno impugnate nei 30 giorni, quel 1137, dall'assemblea per chi è presente, dal ricevimento del verbale per chi è assente. Ma in materia societaria c'è un termine anche per impugnare quelle nulle, in condominio non c'è. Con questa spada di Damocle che dura praticamente in eterno, per cui se una delibera è nulla, uno dopo 10 anni me la impugna, e cosa succede? Vi rendete conto che questo non può essere? Allora vorrei che qualche volta, se proprio dobbiamo andare a pescare nel pozzo delle società, allora sì, ci adeguassimo a tutti quegli istituti che in qualche modo possono essere utili a una migliore gestione del fabbricato del condominio, e invece così non è.
Bene, quindi qui c'è anche questa relazione nel rendiconto, ci sono cause, ci sono controversie, ecco che bisogna esplicitare. Poi c'è questa allegazione della contabilità, che vabbè, basta arrivare in assemblea con i libri che sono previsti dal codice. Quindi direi che non c'è nulla di particolare, forse è una prudenza in più che ci voleva, proprio per essere più trasparenti ancora rispetto a quanto non era una volta. Una volta l'amministratore era quello che teneva il conto, no? Che pagava le bollette. Oggi invece, anche leggendo questo nuovo 1131-130 bis, ci rendiamo conto che invece da lui si esige una professionalità diversa, un approccio diverso anche rispetto, e alla fine poi sono le competenze che sono. Ma del resto, se voi leggete l'articolo 2, mi pare il comma quinto della legge 4 del 2013, quella sulle cosiddette professioni non organizzate, voi vedete come l'amministratore, non si occupa solo dell'amministratore, evidentemente la legge 4, ma i professionisti, anche non ordinistici, cioè non con un albo ad hoc dedicato a quella professione, siano tenuti a rispettare tutta una serie di requisiti, uno dei quali è la competenza, perché non si può esercitare la professione se non si è competente, non c'è niente da fare. Tant'è che la responsabilità dell'amministratore non è più quella del 1710, cioè quella del mandatario, no? Ma è quella del 1176, secondo comma, quella del professionista. E la responsabilità del professionista parte dall'idea che se fai una cosa è perché devi saperla fare. Non puoi dire, ah, ma questo non lo sapevo. No, questo non è possibile. Io faccio l'avvocato, se qualcuno mi affida una causa non posso dire, ma abbia pazienza, era una materia che non conoscevo, no? O rifiuto l'incarico, o se accetto l'incarico è perché so, magari la causa andrà male, ma le cause sappiamo che hanno un loro mondo, però devo avere la competenza necessaria per affrontare l'incarico che viene affidato. Lo stesso vale evidentemente anche per l'amministratore. Un requisito che non è cambiato è quello della intelligibilità del rendiconto. Non deve essere una cosa astrusa, perché i condomini non sono commercialisti, non sono tutti addetti ai lavori, sono cittadini che, prendendo in mano sto foglio che si chiama rendiconto, debbono, dalla mera lettura di quello che c'è scritto, rendersi conto di che cosa è occorso durante l'anno. Cioè deve essere facile da leggere, deve essere un po' come il verbale d'assemblea, no? Cioè, quando uno legge un verbale d'assemblea deve capire quello che è successo, cosa che non sempre succede, ma ci sono i verbali d'assemblea che sono veramente bizantini. Eppure, come la Cassazione si è espressa per il verbale, così anche si è espressa per il rendiconto. Deve essere intelligibile, deve essere alla portata di tutti, si deve capire cosa è successo, qual è la situazione economica e patrimoniale in cui si trova in quel momento il condominio. Voi sapete che poi bisogna dare anche conto dei residui di cassa, mi è sempre piaciuto questo, perché i residui di cassa non ne ho mai visti, però siccome il codice lo dice, anzi in questi giorni vedo che col caro bollette tutti gli amministratori mandano due righe ai propri amministrati, fatemi avere un fondo particolare perché sennò la prossima bolletta non siamo in grado di pagare. Questo suggerisce per la verità che quando si fa approvare il preventivo sarebbe bene tenere un margine rispetto alla spesa prevista. Se prevedo una spesa di 100 bisognerebbe che almeno 110 io riuscissi a
ad averlo in cassa, perché? Perché le emergenze sono dietro l'angolo. Pensiamo ai lavori straordinari di cui al secondo comma del 1135, e cioè quelli che l'amministratore dice può ordinare anche senza delibera. Sì, diventa un problemino se non ci sono i soldi in cassa. Cosa fa l'amministratore? Li tira fuori in tasca sua? No, sarebbe la cosa più sbagliata che si possa fare. Anche perché la Cassazione su questo ha detto: attenzione, una volta il credito dell'amministratore uscente lo si provava semplicemente mettendo a fianco le due colonne di entrata e di uscita del rendiconto. Sono entrati 10.000 euro, sono usciti 11.000 euro, i 1.000 ce li ha messi l'amministratore. Una volta si ragionava così, fino a che la Cassazione ha detto no, devi dimostrare, dare la prova che quei 1.000 li hai messi tu. Quindi bisogna fare in modo che dalle 1.000, se mai dovesse essere, e io lo sconsiglio caldamente, che quei 1.000 euro siano usciti dalle mie tasche, entrati nel conto del condominio con una determinata causale. Quindi, come vedete, fare i buoni qualche volta non conviene, perché poi ci si trova di fronte al pericolo che ti tirino per le orecchie. Comunque, dicevo, ecco, anche il preventivo è importante, nel senso che bisognerebbe fosse un pochettino più generoso e non tarato sull'euro di spesa prevista, proprio perché gli imprevisti ci sono o ci possono essere. Il rendiconto, dice il codice, va approvato entro 180 giorni dalla fine dell'esercizio. Oh, sì, bene, perché ha messo questa norma? Ma l'ha messa perché c'era chi ritardava nel presentare il rendiconto, mentre invece il legislatore si preoccupa che la resa del conto sia il più veloce possibile. O qui possiamo avere anche una previsione regolamentare. Voi sapete che il 1138, fra le materie che possono essere disciplinate in sede di regolamento di natura assembleare, prevede espressamente quelle sull'amministrazione. Quindi è possibile che per regolamento di condominio l'amministratore debba rendere conto dopo 90 giorni anziché dopo 180 giorni. Attenzione a una cosa, perché secondo me questa è una norma fra virgolette ingannatrice, perché quando leggiamo l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice, vediamo che l'amministratore è facoltizzato, io dico è obbligato, a richiedere anche mediante la richiesta di ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva il pagamento delle quote verso i condomini morosi. E dice il 63 con il rendiconto approvato. Ora, se io aspetto la fine dell'anno della gestione, è passato un anno, aspetto altri 180 giorni, è passato un anno e mezzo, e poi mi muovo per recuperare la somma, sono passati 2 anni e io non ho fatto gli interessi del condominio rispettando la legge, perché questo dice 180 giorni dopo la chiusura dell'esercizio. In realtà, come ben sapete, io devo immediatamente esigere le quote. Quando in sede di preventivo viene stabilito un calendario per il pagamento delle quote, io devo esigere la riscossione al momento della maturazione di quella rata. Non mi salvo dicendo aspetto i 180 giorni dopo la chiusura dell'esercizio, perché, ma proprio perché la diligenza imposta, anche se non c'è scritto da nessuna parte sul codice, ma la diligenza imposta al buon professionista è proprio questa: se non ho i soldini in cassa
non posso spendere, se non posso spendere succedono i disastri. A proposito, cioè, prima dicevamo, c'è una bella sentenza del Tribunale di Milano, che come sapete è una piccola cassazione nel... Sì, perché poi bisogna sempre stare attenti a quello che fanno a Milano, perché poi prima o poi la Cassazione si adegua, no? Allora, seguire la giurisprudenza, anche la Corte d'Appello di Milano fa, per esempio, prima parlavamo della biennalità della durata dell'amministratore, non abbiamo ancora pronunce della Cassazione, però la Corte d'Appello di Milano ha già detto che dura 2 anni, quindi insomma abbiamo un conforto abbastanza autorevole, anche se poi la Cassazione può rovesciarlo, anzi vedrete, chi ha voglia di dilettarsi a smanettare sulle sentenze, vedrete che la Cassazione cambia idea. Un caso clamoroso è quello delle sezioni unite, che cioè quando la Cassazione, quando le varie sezioni della Corte di Cassazione dicono una bianco e una nero, si va alle sezioni unite, e cioè tutta la Corte di Cassazione, per capire, decide su un argomento sul quale erano incerti. Beh, io ho visto cambiare le opinioni delle sezioni unite sullo stesso argomento, quindi non si può mai dire, quando mi chiedono un consiglio, io dico guardi, per me è così, cioè fino ad oggi credo si possa dire così, però non è mica detto che fra 1 anno, 2 anni, 5 anni non cambi lo scenario, che ci si trovi di fronte a un'opinione diversa, e questo è il bello del diritto, come si dice. Allora, quindi torniamo ai nostri 180 giorni, e i 180 giorni, ripeto, sono un termine, sì, che non ci salvaguarda da responsabilità. L'amministratore può essere anche revocato, può essere revocato o dall'assemblea, come sapete, o dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini. Quindi nel corso del suo mandato, dell'anno, diciamo, del suo incarico. Ciò non di meno, lui deve rendere il conto di quel periodo in cui è stato amministratore, che sia 1 mese, 6 mesi o 9 mesi, deve rendere il conto al suo successore di quello che è successo in quel lasso di tempo che intercorre tra il rinnovo del suo mandato e la sua revoca. Quindi questo va tenuto ben presente, perché la giurisprudenza su questo batte e dice sì, va reso il conto anche da parte dell'amministratore che sia stato revocato. Il rendiconto può essere impugnato dai condomini. Perché? Ma non nel merito. Tenete presente che l'assemblea è sovrana nel deliberare le spese, no? Supponiamo di avere 3 preventivi, uno dell'impresa alfa, uno dell'impresa beta e uno dell'impresa gamma, da 10.000, 15.000 e 20.000 euro. L'assemblea può scegliere quello da 20.000 euro, ma non per questo è illegittima la... Se uno impugna dicendo ma non era meglio dare l'incarico a quello da 10.000 euro, no, un giudice non può entrare nelle decisioni assunte dall'assemblea, perché magari l'assemblea ha valutato che l'impresa che ha chiesto 20.000 euro fosse più, ieri ho partecipato, lo dicevo qualcuno prima, a un'assemblea per la costituzione di un condominio di una villa del 500 storica con delle problematiche molto particolari, e c'erano 3 preventivi dell'amministratore, uno da 5.600, uno da 6.000 euro e uno da 15.000. L'assemblea ha scelto l'amministratore da 15.000. Perché? Perché ha ritenuto che fosse un professionista più valido, più preparato e quant'altro. Questo è insindacabile da parte del giudice, è una scelta libera. Se però nel rendiconto si dovesse dire Mario Rossi, e qui entriamo in un
un aspetto del rendiconto che è riconnesso strettamente, come se dire, ma Mario Rossi deve pagare questa spesa. Potrebbero esserci dei profili di nullità addirittura della delibera. Mi riferisco in particolare, ed è una cosa che succede frequentissimamente, alle spese cosiddette personali. Facciamo l'esempio più stupido. Il Mario Rossi si rende moroso nel pagamento della sua quota. L'amministratore va dall'avvocato Rizzi e gli dice: manda una raccomandata a questo signore. L'avvocato Rizzi manda la raccomandata e chiede all'amministratore 500 euro, va bene? Sì. Per iniziare, può succedere? 500 euro. Cosa fa l'amministratore quando fa il rendiconto? Mette a carico di Mario Rossi 500 euro. E non va bene. Perché? È una spesa che sostiene il condominio. Dopodiché il condominio dirà all'amministratore: ma guarda che Mario Rossi ci ha fatto spendere 500 euro perché è moroso, chiediglieli. Ma è diverso. Torneremo dall'avvocato Rizzi e gli diremo: adesso recupera per conto del condominio che ha sborsato la somma quel costo che ci ha costretto a sostenere per il suo inadempimento rispetto all'obbligazione che si era assunta, cioè quella di pagare le quote. Quindi bisogna stare molto attenti, se ne vedono di tutti. Per esempio, un altro caso che mi è capitato recentemente, c'è tizio che tornando a casa con la macchina urta il cancello e lo danneggia. L'hanno visto tutti, è pacifico che è stato Mario Rossi. E cosa fanno? Fanno l'assemblea e poi nel rendiconto mettono la spesa a carico di Mario Rossi. E no, non si può. È giusto che paghi Mario Rossi, siamo tutti perfettamente d'accordo. Ma l'assemblea non è un tribunale, non può condannare Mario Rossi a pagare una certa somma. Bisogna che ci sia un accertamento di responsabilità e dopodiché il condominio avrà titolo per farsi pagare la somma che nel frattempo le avrà esborsato per sistemare. Ho ancora 5 minuti. Tutto bene. Per sistemare il, quindi solo per ragioni di legittimità, di contrarietà alla legge che può essere impugnato il rendiconto, non nel merito. Prima vi facevo cenno all'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice. È importante il rendiconto approvato perché con questo andiamo dal giudice di pace o dal tribunale a chiedere l'ingiunzione di pagamento verso il moroso. Voi avrete letto sicuramente la nuova formula dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione, che è quanto di più bizantino si possa immaginare, perché prevede che il povero, questo, anche questo è figlio di una sentenza della Corte di Cassazione, la famosa sentenza Corona, no? Quella del 2008, la quale ha detto: ma non esiste più la solidarietà nelle obbligazioni condominiali. Una volta io facevo rifare il tetto, chiamavo l'impresa Ferrara, 100.000 euro di contratto d'appalto, se poi qualcuno non pagava, un condominio non pagava, l'impresa poteva prendersela con uno qualsiasi dei condomini, perché tanto erano tutti tenuti solidalmente e quindi l'impresa Alfa è tranquilla, da qualcuno i soldi li becco. Cosa ha fatto il professor Corona, il quale è un, se vi ricordate, era presidente del Tribunale di Cagliari ed è sicuramente un grossissimo giurista, ma come tutti i grossissimi giuristi, quando si innamorano di una tesi non guardano in faccia nessuno, e lui era sostenitore di una tesi assolutamente minoritaria in sede di giudizio di legittimità, cioè davanti alla Corte di Cassazione, perché 10 sentenze contro una sostenevano che
fosse legittima la solidarietà. Lui era per la parzialità delle obbligazioni. Quando la cosa è andata alle sezioni unite, lui si è fatto assegnare il fascicolo e l'ha decisa lui, secondo la sua tesi. Tanto che mi ricordo che facemmo un convegno, diciamo 6 mesi, 8 mesi dopo, e questa sentenza, e venne l'allora presidente, non faccio nomi perché per non compromettere nessuno, l'allora presidente della seconda sezione, della Corte di Cassazione, che è quella che si occupa di condominio, il quale disse: credo proprio che il dottor Corona sia caduto in un infortunio, cioè, giusto detto dal suo successore nella veste. Però c'è quella sentenza. E cosa hanno fatto quando hanno modificato la legge sul condominio? Non potevano smentire le sezioni unite della Corte di Cassazione, non potevano dire torniamo alla solidarietà. Per salvare capre e cavoli si sono inventati il meccanismo della sussidiarietà, e cioè se non pagano i morosi pagano i virtuosi, che dopo a casa mia se non è zuppa è ben bagnato. Però hanno salvato, però hanno inventato quell'articolo 63 che è oggettivamente diabolico, no? Che fa il paio sicuramente con l'articolo 66 delle disposizioni di attrazione in materia di assemblea di subcondominio, altra norma ingestibile e assolutamente impraticabile. Io vorrei vedere chi riesce a convocare correttamente un'assemblea di supercondominio. Parlo di, io mi ricordo proprio il tribunale di Ravenna, e c'era un'amministratrice era che aveva un condominio con 22 palazzine, ma erano ex case popolari, quindi erano tutti pensionati, noi in Veneto diremmo vecioti, e lei li convocava sempre tutti, no? Perché tanto era una specie di comunità dove si trovava. E allora il solito condomino s'accende, impugna. Questa amministratrice viene da me e mi dice: guarda che succede questo. E dico: guarda che ha ragione questo che impugna. E lo so, però mi spiega. Vabbè, dico: senta, ci costituiamo, vediamo cosa possiamo fare. Io mi sono costituito e ho scritto cosa avrebbe dovuto fare quell'amministratore per rispondere alla legge. E voglio vedere con 22 fabbricate, con 22 assemblee, con 22... cioè, era impossibile, sarebbero passati degli anni prima che si riuscisse. Tanto che il mio avversario mi telefonò e mi dice: senti, chiudiamo questa storia. Ecco, per dire, ci sono delle norme, e una di queste è il 63, che purtroppo ci mette nei guai, e mette nei guai soprattutto il terzo creditore nei confronti del condominio, che si vede costretto a diventare matto e magari spende più soldi di quanto non è il suo credito, perché ricordiamoci, il 63 dice che bisogna prima esecutare. Quindi io devo non solo ottenere il titolo esecutivo verso il condominio, devo precettare, chiedere all'amministratore i nominativi dei morosi, precettare a tutti, pro quota. Questi non pagano, devo farmi dare il nome dei virtuosi e precettare pro quota. Dopo aver eseguito, cioè, voglio dire, alla fine uno dice: vabbè, rinuncio al mio credito e lascio perdere. Quindi, nel rendiconto, un'ultima annotazione, poi smetto perché... Vada avanti. No, non voglio rubare spazio, perché poi alle 5 ci cacciano. Alle 5 ci cacciano. Non voglio rubare spazio a nessuno. Teniamo presente che il condomino non è sempre uguale uno all'altro. Abbiamo il condomino tout court, cioè quello che è pieno proprietario di un immobile, ma abbiamo anche il nudo proprietario, abbiamo l'usufruttuario, abbiamo l'usuario, e di questo bisogna tenere conto quando noi
facciamo il nostro rendiconto, perché sapete bene, talune spese competono al nudo proprietario, altre competono all'usufruttuario. Quindi bisogna anche tenere conto di questo. È vero che proprio con la legge 220 è stata imposta la solidarietà, giustamente, perché se io avanzo soldi dal nudo proprietario, cioè da quello che è proprietario dell'immobile, forse i soldini li porto a casa, ma se avanzo i soldini come condominio verso l'usufruttuario, i soldi non li becco più. E quindi giustamente il legislatore del 2012 ha voluto dire, beh, insomma, se lo paga uno se lo paga l'altro, perché sennò il condominio alla fine diventa incapace di incassare. Il rendiconto, vado veloce, può essere anche rivisto, non è una condanna, nulla vieta che un'assemblea successiva lo modifichi, perché ci hanno ripensato, perché forse non era corretto, e quindi è possibile, perché una delle caratteristiche tipiche delle delibere assembleari è proprio questa, la modificabilità, sempre che ci siano le maggioranze di legge previste per l'argomento posto all'ordine del giorno. In questo caso il rendiconto sappiamo che può viaggiare con terzo, quindi non ci sono particolari problemi. Supercondominio. Qui il discorso è molto ampio, nel senso che un supercondominio, il 1117 bis ha dato una idea a tutto campo del supercondominio, diversa da quella che avevamo in mente fino al 2012. No? Prima, quando parlavamo di supercondominio, immaginavamo più condomini, cioè più fabbricati, ciascuno dei quali era un condominio. Col 1117 bis si è fatta un'operazione diversa, e cioè si è detto, si applicano le norme sul condominio, e cioè dal 1117 al 1139, in tutta una serie di fattispecie concrete, tra cui quella che pensavamo prima, cioè dei più. Ma il supercondominio può essere fatto anche da, che sono fabbricato in condominio, e tante villette singole, no? Le case a schiera, che hanno lasciato tanti problemi, perché io non mi sento di dire che con 1117 bis abbiamo risolto i problemi delle case a schiera, però una mano sappiamo che comunque vanno gestite secondo le regole del condominio, questo sicuramente sì. Ecco che allora, quando abbiamo questo supercondominio, un condominio complesso, dobbiamo immaginare che ci debbano essere più rendiconti. Il rendiconto del supercondominio e il rendiconto di ogni condominio, cioè di ogni fabbricato che è costituito in condominio. E quindi, tant'è che noi possiamo avere, se abbiamo un supercondominio di 20 condomini, di 20 fabbricati in condominio, dovremmo avere 21 rendiconti, uno per ogni palazzina e uno per il supercondominio. Ovviamente le spese del supercondominio sono cosa diversa rispetto alle spese o agli ingressi di denaro dei singoli corpi di fabbrica. Guardate che non è semplice, perché si verificano delle situazioni veramente al limite dell'impossibile, perché tante volte, pensiamo ai codici fiscali, pensiamo adesso un super bonus, se una palazzina lo fa e l'altro non lo fa, cosa succede? Ma c'è il decoro architettonico? Avete visto che il Tribunale di Milano è piuttosto, a proposito del Tribunale di Milano, è piuttosto avaro nel concetto di decoro architettonico, ha bocciato
ha bocciato un super bonus perché vedeva, avrebbe reso il decoro architettonico del fabbricato, no? Quindi ci sono anche il discorso del cappotto che mi mangia un pezzo di terrazzo, e sì, anche lì, sempre il Tribunale di Milano, ma non solo, c'è stato anche un altro tribunale, se non ricordo, sono stati anche lì piuttosto, anche lì bisogna stare, lì ci vuole tanto buonsenso, come sempre io dico, nel valutare tutte queste cose, perché altrimenti diamo spazio a tutti quei condomini e il rompiscatole c'è sempre in ogni condominio di potersi muovere. Io mi fermo qua per lasciare spazio perché sono senza voce. Grazie. Grazie. Sempre un piacere ascoltarla, grazie a voi. Allora, la relazione adesso è dell'avvocato Francesco Rizzi, il quale non solo ha studiato a Ferrara, ma è diventato bolognese a tutti gli effetti, perché ieri ha preso un aereo, è andato a Bologna, e da ieri a Bologna, di sera a cena, oggi è Ferrara, poi Bologna di nuovo, e domani ripartirà. Quindi, insomma, in qualche modo ti possiamo consegnare le chiavi di Ferrara, le hai già, ti potrei consegnarti, siamo all'avvocato mattina, quelle di Bologna. Ormai è mia. Allora, una foto di un lastrico solare, l'argomento che l'avvocato Rizzi tratta, e devo dire che guardando il lastrico, la manutenzione di questo e soprattutto la divisione delle spese del rifacimento del lastrico sono sempre state fonti di decisi contrasti, no? Anche all'interno naturalmente del complesso condominiale. Io mi aspetto che ci faccia una grande chiarezza su questo tema. A te la parola. Grazie, grazie Marco. Si sente col microfono? Sì, vero. Tanto due minuti, consentitemi di ringraziare tutti gli organizzatori di Anasi Ferrara, io ormai diretto degli amici e io rispondo sempre con grande piacere agli inviti, quindi Mattia, Bruno, insomma un po' tutti, e poi Marco che è sempre così professionale nel suo ruolo, ma è bravo, bravissimo anzi come relatore, ho avuto modo anche di ascoltarlo. Davvero grazie a tutti, chiaramente buon pomeriggio, a tutti voi presenti. E io devo riconoscere un mio limite, mi sono fatto tentare dal buffet, un collega invece, perché sarei dovuto anch'io andare a trovare via De Romei, dove ho vissuto per 4-5 anni durante la mia residenza a Ferrara, però mi riprometto di farlo subito dopo questo bellissimo evento. Che dire, tanto è difficile parlare dopo delle relazioni così belle, così interessanti. Io sono qui questa mattina, non ho sentito il collega Lamone, la collega Irene Costantino, insomma il collega di mio figlio. Dunque, il lastrico solare, le slide ci sono. E... ci vedete o mi sposto? No, vediamo benissimo. Ora, l'argomento del lastrico solare, siete d'accordo con me sicuramente, è un argomento che ad ampio spettro copre, è il caso di dire, copre tantissimi istituti del diritto condominiale. Perché si potrebbe parlare delle spese di manutenzione, ricostruzione o riparazione del lastrico? Si potrebbe parlare quindi dei soggetti dell'individuazione, dei soggetti tenuti a contribuirli, insomma, a queste spese. Si potrebbe parlare della legittimazione eventualmente dell'assemblea in un tema di riparazioni, di interventi di straordinaria manutenzione. Mi viene in mente per esempio la natura della responsabilità per i danni derivanti dalla spesa. Insomma, gli argomenti sono tanti. Perché faccio questa premessa? Perché devo dire che scelto l'argomento in un primo momento sono stato in difficoltà. Gli argomenti sono tanti, vasti, e racchiuderli nello spazio temporale che ci viene assegnato durante questi eventi è estremamente difficile, se non possibile. E allora, come ne sono uscito? Ho pensato che piuttosto che partire dalla teoria e poi approdare ai risvolti pratici di questi istituti, no? Allora ho deciso di fare un po' un percorso inverso, ossia piuttosto che passare dalla teoria alla pratica, quindi quasi quasi faccio il contrario, e cioè dalla pratica
categoria. Che cosa voglio dire? Io oggi mi sottopongo un caso pratico, perché attraverso il caso pratico riusciamo a esaminare, fare una disamina, seppure per sommi capi, degli istituti chiamati da questo caso pratico, e una volta fatta la disamina mi auguro di approvare la risoluzione. Questo credo che ci consenta di, come dire, perimetrare la relazione e sicuramente contenerla nei tempi che ci sono stati. Le slide scorrono? Sì, bene. Il caso pratico che vi sottopongo è il seguente. Francesco, titolare dell'appartamento sottostante la terrazza a livello di proprietà esclusiva di Giovanni, posta alla sommità della scala B, lamenta danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla citata terrazza. Nella scala B è ubicato anche l'appartamento di proprietà condominiale, in precedenza adibito ad alloggio del portiere e oggi condotto in locazione da uno studio medico. Davanti a un caso di questo genere ci poniamo tre domande. Chi debba risarcire i danni subiti da Francesco? Quali siano i criteri di ripartizione della spesa? Chi abbia il potere decisionale di spesa, cioè chi debba decidere se e quanto risarcire. Gli avvocati, gli amministratori sono uomini pratici e quindi davanti a un caso pratico evidentemente hanno la capacità di individuare gli elementi salienti, gli elementi importanti, gli elementi che ci consentono di fornire una soluzione. Che io ho evidenziato. Dunque parliamo di un caso in cui c'è una terrazza a livello di proprietà esclusiva. Questa terrazza è posta alla sommità della scala B, ossia di una delle due proiezioni, delle due verticali, dei due corpi di fabbrica di cui è composto questo condominio. I danni derivano da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla citata terrazza. Nella scala B è ubicato poi un appartamento di proprietà condominiale in precedenza di vita d'alloggio del portiere, oggi condotto in locazione da uno studio. Allora, come vi dicevo prima, attraverso questo caso pratico delineiamo gli istituti richiamati e poi cerchiamo di arrivare a una soluzione. Il caso ci offre la possibilità di fornire una definizione di lastrico solare e poi di terrazza a livello. Con il supporto delle immagini sicuramente siamo in grado di definire quell'astrico solare come quella superficie piana a livello terminale dell'edificio, non circoscritta da soffitte e pareti, che al pari del tetto, perché in fin dei conti si differenziano soltanto per, come dire, per tipologia costruttiva, assolve la funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici. Questa è una definizione che ci viene fornita dalla Corte di Cassazione. Se poi questa superficie è circondata da ringhiere o parapetti, prenderà il nome di terrazza. Beh, intanto vediamo il regime proprietario di un lastrico solare. Perché il lastrico solare può essere di proprietà e uso comune, cioè una presunzione di condominialità, ci dice l'articolo 1117, se non risulta il contrario dal titolo. Ma può anche essere di proprietà esclusiva, ma di uso comune. Chiaramente, se parliamo di proprietà esclusiva, occorrerà il titolo, perché il 1117 dice salvo che non risulti il contrario del titolo. Può anche essere di proprietà comune, ma in uso esclusivo, quindi ancora 1117 perché è un bene comune, ma poi subentra il 1126, poi vedremo perché c'è l'uso esclusivo. Oppure può essere di proprietà ed uso esclusivo, quindi a pieno titolo opererà l'articolo 1126 per le spese di manutenzione. Ovviamente occorrerà il titolo perché parliamo di proprietà e uso esclusivo. Esaminata così per sommi capi la definizione di lastrico solare, passiamo alla terrazza a livello. La terrazza a livello, ci dice la Cassazione, è quella superficie scoperta, posta sullo stesso piano di un alloggio, a cui evidentemente offre espansione, affaccio ed altre comodità, costituendo di questo alloggio una sorta di proiezione all'aperto,
per la verità, anche una terrazza a livello incassata nel corpo del fabbricato di queste caratteristiche. È chiaro che alla luce di queste caratteristiche la terrazza a livello non deve necessariamente trovarsi sulla sommità dell'edificio. Quante volte abbiamo visto terrazze a livello sui piani intermedi? Certamente però possiamo dire che la prevalenza di questa funzione di accessorio dell'alloggio cui è annessa rispetto a questa funzione tutto sommato sussidiaria di copertura delle unità sottostanti fa sì che la terrazza a livello, che è sempre il titolo risulta il contrario, venga ritenuta di proprietà esclusiva del titolare dell'alloggio. Attenzione a questo passaggio. In ordine ai criteri di ripartizione delle spese di manutenzione, riparazione o ricostruzione, si dice che la terrazza a livello è equiparabile al lastrico solare. Ma quando? Quando questa terrazza consiste ad un letto in una superficie scoperta, posta al sommo di alcuni vani e nel contempo sul piano di altri, è destinata tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto poi a dare un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale rappresenta una proiezione verso l'esterno. Una terrazza a livello con queste caratteristiche, sotto il profilo della disciplina dei criteri di ripartizione delle spese, la potremmo considerare perfettamente equiparabile all'assenso. Ma voglio precisare cos'è che ho fatto e che non dovevo fare. Ecco qui. Bene. Quando però è equiparabile, cioè qual è l'elemento dirimente? Intanto quando dico che la terrazza a livello è equiparabile al lastrico solare, mi riferisco ovviamente alla fattispecie in cui possiamo chiamare il condominio, benché sia di uso esclusivo, alla riparazione, che come vedremo nel 1126, questo è il concetto di equiparabilità. Ma l'elemento dirimente, e cioè possa essere la terrazza a livello equiparabile all'astrico solare, è la funzione di copertura. Perché se viene meno la funzione di copertura, la terrazza a livello avrà una disciplina tutta sua, diversa da quella dell'astrico solare, cioè avrà una disciplina analoga a quella che noi applichiamo per i balconi aggettanti. Perché se non svolge funzioni di copertura rispetto a unità sottostanti, evidentemente è fuori dal filo della facciata, dal perimetro del fabbricato, e quindi la disciplina non potrà essere più quella dell'astrico solare, che per definizione fa da copertura con il fabbricato, ma sarà appunto quella dei balconi aggettanti. Quindi in quel caso applicheremo una disciplina completamente. Ora, il caso in esame intanto ci consente di fare un primo riferimento, cioè delineare un primo istituto, che è quello del condominio parziale. Perché nel caso nostro la terrazza a livello, abbiamo detto, fa da copertura soltanto ad uno dei due corpi di fabbrica che dunque è composto. Cos'è questo condominio parziale? La domanda è qual è la tipologia di regime condominiale che noi applichiamo alla terrazza a livello classico solare di copertura soltanto di una delle verticali. Abbiamo detto il condominio parziale. Ma cos'è il condominio parziale? Se cerchiamo o comunque tentiamo di trovare una norma del codice civile che ci fornisca una definizione di condominio parziale, questa norma non c'è. La ricaviamo da un paio di disposizioni. Intanto il famoso articolo 1117. Sono oggetto di proprietà comune, se non risulta, abbiamo detto il contrario dal titolo, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune. Dunque, in base all'articolo 1117, questa comunione necessaria, che è la base dell'istituto del condominio, si fonda, vedete bene, sul concetto di utilitas, di utilità. Dice tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune. Articolo 1123,3, perché soltanto
confrontando le due disposizioni riusciamo a ricavare una definizione di un dominio universale. L'articolo 1123,3 dice: qualora un edificio abbia più scale, cortili e lastrici solari, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo dei condomini che ne trae utilità. Allora, esaminate le due disposizioni, come vedete, i beni sono sì beni condominiali, ai sensi del 1117, ma se sono destinati a servire solo una parte dell'edificio, l'obbligo di contribuzione alle spese graverà solo ed esclusivamente sui condomini che godono di quella utilità. In altri termini, il criterio logico di questa utilità, di questo vantaggio, giustifica la possibilità di configurare un condominio parziale. Ma guardate bene, con delle ricadute non soltanto sull'imputazione delle spese, ma sulla stessa titolarità del bene. Guardate quanto è bello questo passaggio della Cassazione, che ci dà una definizione di condominio parziale, quindi ci fa comprendere ancora di più. Deve ritenersi legittimamente configurabile la fattispecie del condominio parziale tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio. Questa parte sarà oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in questo caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini sul bene. Cioè, come a dire che nel caso nostro non soltanto saranno chiamati a contribuire alle spese soltanto i condomini proprietari delle unità sottostanti, quindi che sono in quella verticale, ma saranno solo ed esclusivamente essi a essere considerati comproprietari, contitolari. Quindi non incide solo sulla disciplina delle spese, ma sulla stessa titolarità. Cioè, nel caso nostro, i condomini proprietari degli appartamenti, delle unità immobiliari, del fabbricato A, nulla hanno a che vedere, anche sotto il profilo della contitolarità, con il lastrico solare e con la terrazza. Non abbiamo di questo particolare. Prego. Nessun rotito riporta queste robe. Rimangono. Questa terrazza di livello rimane un bene comune, certamente rientra a pieno titolo nel 1117, però saranno esclusi dalla stessa contitolarità i condomini che sono, fanno parte del lato scale. Dunque, questo concetto di utilitas si atteggia, possiamo dire, a criterio ordinatore della disciplina condominiale. Vedete, il lastrico di proprietà comune o individuale conferisce una certa utilità, un certo vantaggio alla sola verticale, sicché, ove si tratti di edificio condominiale composto da un unico corpo di fabbrica, è chiaro che il vantaggio che deriva dalla copertura coinvolgerà tutti i condomini. Ma se siamo in presenza di un edificio con più verticali, solo ed esclusivamente le unità immobiliari che beneficiano della copertura sono chiamate, secondo diversa convenzione, vedete, a partecipare alla relativa gestione, e a meno che non si tratti di un lastrico ovviamente in proprietà esclusiva, a eventualmente giovarsi della relativa comproprietà, dice la Cassazione. Nell'un caso, cioè sia sotto il profilo della gestione, quindi della partecipazione alle spese, sia nel caso della contitolarità, ovviamente saranno comproprietari, comunque parteciperanno in base alla caratura massimale. Allora, in conclusione, l'obbligo di partecipare alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione dell'astrico terrazza a livello non deriva quindi dalla sola generica qualità di partecipante del condominio, ma dall'essere proprietario di un'unità immobiliare compresa nella colonna d'aria sottostante il lastrico solare, proprio per quella specifica utilità, beneficio di copertura che ricava. Allora, e chiudiamo sul condominio parziale. Nel caso che ci occupa, si è dinanzi ad una classica ipotesi di condominio parziale, poiché la terrazza di proprietà esclusiva del condomino Giovanni
svolgerà la sua funzione di copertura solo ed esclusivamente in favore delle unità immobiliari dell'edificio condominiale, ossia della scala B, cioè quelle unità immobiliari comprese nella relativa proiezione del portale. Sotto il profilo della gestione, la contitolarità, in questo caso abbiamo una terrazza di proprietà esclusiva e quindi la proprietà, se fosse esclusiva, apparterrà solo a Giovanni. Questo è un caso di condominio parziale che si riflette solo sotto il profilo della partecipazione alle spese. Ma se fosse un lastrico solare condominiale, soltanto il concetto di condominio parziale inciderebbe sulle spese, ma anche sulla stessa contitolarità. Qui in questo caso è di proprietà di Giovanni. Se prendiamo dei lastrici condominiali, scala A e scala B, noi riterremo comproprietari di quel lastrico condominiale, diciamo, solo che esclusivamente i condomini. Rimane un bene comune ai sensi dell'articolo 1117, però dovremo poi ovviamente integrarlo. Nel nostro caso la proprietà è evidente che è di Giovanni, ma è un'ipotesi di condominio parziale sotto il profilo ovviamente dei criteri di ripartizione delle spese di riparazione, manutenzione e così se ci sarà, dovessero essere ipotesi di risarcimento. Prego. Come si fa a convincere Giovanni a fare la manutenzione ordinaria del suo lastrico? Vado avanti nella relazione, ci arriviamo, non so, possiamo a volte trovare una risposta nel prosieguo della relazione. Ringraziamo della domanda, sì, la relazione assolutamente, è una risposta benissimo. Grazie. È assolutamente pertinente. Allora, io volevo darvi proprio, farvi un classico esempio, no? Proprio questo concetto di utilitas, che è davvero un criterio, come vi ho detto prima, ordinatore della materia e della disciplina condominiale. E non a caso, poi lo vedremo, prendo proprio l'articolo 1126, che tratta, nemmeno a dirlo, dei lastrici solari di uso esclusivo. La norma ci dice: quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico. Gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. Quindi gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio della parte di questo a cui il lastrico solare serve. Concetto di utilitas. Un attimo. Questa norma la richiamo per capire il criterio dell'utilità che governa la materia. Come vediamo, il legislatore ha regolato il riparto delle spese di manutenzione del lastrico ispirandosi ancora una volta al criterio dell'utilità. Guardate, tante volte, e ne sono convinto, davanti a un caso pratico, conosciamo la norma, sappiamo qual è la norma a cui fare riferimento per risolvere il caso. Però a volte è estremamente importante capire quello che gli operatori del diritto chiamano la ratio, no, della norma. Cioè, a volte è bene ed è interessante chiedersi perché il legislatore ha legiferato in quel modo. No, perché presa così questa norma, un terzo e due terzi è ormai quasi di dominio pubblico. Però è importante, mi ricordo il titolo forse di un convegno proprio a Baveno, arrivare alle radici. Perché il
legislatore in materia di lastrico solare di uso esclusivo regola le spese nella misura di un terzo per altro secco non in base ai millesimi e poi i due terzi. C'è il criterio dell'utilitas alle case, perché il legislatore praticamente pone i due terzi a carico soltanto dei condomini le cui unità immobiliari siano ricomprese nella verticale del manufatto da riparare o ricostruire, escludendo cioè tutte le unità immobiliari ai quali il lastrico solare, alle quali il lastrico solare non è sovrapposto. Cioè l'obbligo da parte di questi condomini di concorrere le suddette spese, benché il bene non sia di proprietà comune, perché lì c'è la proprietà o l'uso esclusivo, trova fondamento non nel diritto di proprietà, perché noi non siamo proprietari del lastrico, ma trova fondamento nel principio in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'utilitas, cioè di questa funzione di copertura, che la cosa da riparare o ricostruire fornisce ai singoli appartamenti. Il 1126 è dedicato ai lastrici solari di proprietà o di uso esclusivo. Allora, se così fosse, se il fondamento fosse il diritto di proprietà, non avrebbe ragione di esistere questa cosa. Noi non siamo, i proprietari degli appartamenti sottostanti non sono certamente proprietari del lastrico, però sono chiamati a contribuire alle spese alle sue due terzi, perché alla base c'è l'utilitas, c'è il beneficio dato dalla funzione di copertura. Non sei proprietario, ma comunque paghi, perché ti avvantaggi di questa, di questo beneficio, di questa copertura che va a essere. Quindi questo è un classico esempio di come il legislatore si sia regolato in base, non certamente al diritto alla titolarità del bene, ma in base al beneficio che questo bene ovviamente attribuisce ai Vedete, il criterio dell'utilitas regola allora la tipologia di spesa. Qui andiamo ancora più a fondo, perché davanti a un lastrico solare di proprietà o di uso esclusivo abbiamo una prima utilità, un primo vantaggio, un primo beneficio che deriva solo ed esclusivamente dall'uso della superficie, cioè del piano di calpestio. Allora, per tutto ciò che attiene al piano di calpestio, il titolare dell'uso esclusivo, che ha quella utilitas, che ha quel vantaggio, quel beneficio, si accolla le spese di riparazione di tutti quegli elementi costruttivi e manufatti che nulla hanno a che vedere con la funzione di copertura, ma sono finalizzati a soddisfare altre utilità dell'asse, come appunto la sicurezza del piano di calpestio e ogni altra utilità inerente alla praticabilità esclusiva dell'asse. Un esempio di pavimento, di ringhiere e altri elementi di riparo. Il giardino? Bravo, perché viene il plastico da... Sempre di competenza del paese. Sì, quindi proprietà di uso esclusivo, certamente sì, non ha nulla a che vedere con la funzione di copertura. No, cioè voglio dire, fa da tetto poi... Magari dei noi entriamo però in un'altra, poi ci arriviamo anche a questo aspetto, se parliamo di altre superfici. L'avvocato Litti non lascia niente a caso, quindi tutte le vostre domande sono sicuramente risolte dalla conclusione della sua relazione. Magari grazie. Ci arriviamo, ecco, quindi. Ma c'è un'altra utilità, questa volta legata alla funzione di copertura. In questo caso il condominio è tenuto ad accollarsi, quando parlo di condominio parlo dei condomini proprietari delle unità immobiliari sottostanti, sarà tenuto ad accollarsi della misura del 1126. Tutte quelle spese, attenzione, sia straordinarie ma anche ordinarie, che sono attinenti appunto alla riparazione, ricostruzione e sostituzione degli elementi strutturali dell'astrico inscindibilmente connessi con la funzione di copertura. Cui se entra in gioco la funzione di copertura, entrerà evidentemente in funzione l'articolo 1126. Quindi se dovessimo rifare la guaina impermeabilizzante, il solaio ed altri elementi ancora, in quanto elementi strettamente connessi alla funzione di copertura data dall'astrico, saranno chiamati a partecipare anche i condomini delle unità immobiliari sottostanti.
faccio però delle precisazioni, in nota bene mi mettono un po' di ansia, perché abbiamo fatto queste due distinzioni, però il discorso non sarebbe completo se non facessimo questa precisazione. Perché questo criterio distintivo tra spese attinenti all'uso esclusivo, il piano di calpestivo abbiamo detto, e spese attinenti alla copertura, non opera quando il rifacimento del manto impermeabilizzante, quale opera principale, renda comunque necessario intervenire anche sulle parti accessorie, no? Il pavimento, il parapetto, perché è evidente che se devo riparare la guaina impermeabilizzante devo intervenire necessariamente sul pavimento, a quel punto non si può più dire quelle le paghi tu, queste altre me le pago io, cioè tutto l'intervento andrà poi suddiviso con l'articolo 1126, è evidente, quindi anche solo più un terzo e due terzi. Ancora, questo è importante perché ancora una volta ci fa capire il concetto dell'utilitas. Perché davanti a questi interventi di riparazione del lastrico nella misura di un terzo e due terzi, ci sono però alcuni elementi che sfuggono a questo criterio di riparto. Perché? Perché non hanno nulla a che vedere con la funzione di copertura. La Cassazione ci dice che davanti a opere di rifacimento del lastrico solare, le gronde, i doccioni, i canali di scarico vanno invece con l'articolo 1123 primo comma, perché sono elementi deputati a preservare l'edificio dalle infiltrazioni dell'acqua, quindi per la loro funzione rientrano appunto tra le cose comuni e non tra quelle destinate a servire i condomini in misura diversa o comunque posti al godimento solo di alcuni condomini. Quindi quando facciamo questi interventi di riparazione del lastrico solare, gronde, doccioni, canali di scarico che hanno un'altra funzione tornano con il criterio generale dell'articolo 1123. Allora, un primo riepilogo, così riordiniamo le idee. Se siamo in presenza di un lastrico, a me piacciono i riepiloghi, perché mi aiutano a mettere ordine. Fra con lastrico solare le idee sfuggono, siamo superfici scoperte, quindi cerchiamo di racchiuderle in una sintesi. E allora, se siamo in presenza di un lastrico solare o di una terrazza a livello di proprietà condominiale oppure di proprietà privata, ma di uso comune, perché è il criterio dell'uso quello che prevale, le spese di manutenzione, ricostruzione, risarcitorie andranno su base millesimale secondo l'articolo 1123, perché sono superfici di uso comune. Sarà anche di proprietà esclusiva, ma se ho l'uso condominiale e l'uso comune, conta che sia in proprietà esclusiva, conta l'uso comune che si fa di quella superficie. Se siamo invece in presenza di un lastrico solare o terrazza a livello in proprietà privata o in uso esclusivo, le spese di manutenzione invece le andremo a ripartire secondo l'articolo 1126. Spero che sia stato chiaro questo ripeto. Bene. Allora, siamo a metà dell'opera, diamoci una risposta alle tre domande che ci siamo posti. Prima domanda, ci siamo chiesti chi debba risarcire i danni subiti dall'appartamento di Francesco. Qui faccio una brevissima premessa perché parliamo di risarcimento danni. E la premessa è che le spese risarcitorie seguono il medesimo, in linea generale, il medesimo criterio delle spese di manutenzione e riparazione. Quindi anche per il risarcimento danni faremo un riferimento, in questo caso, all'articolo 1100. Quindi, fatta questa premessa, il riferimento, come lo abbiamo capito, è l'articolo 1126. Quindi, nella misura è inutile, io l'ho riportato nella slide, lo abbiamo letto prima, nella misura di un terzo e due terzi. Volevo farvi notare, quando il legislatore dice gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui l'astrico solare serve. È un classico, una classica ipotesi di condominio parziale o della parte di questo, perché se il lastrico fa da copertura solo a una parte dell'edificio, che magari diciamo, nel nostro caso è il corpo B, il legislatore sostanzialmente ci ha dato l'assist per arrivare ad una classica definizione di condominio parziale. Sono esclusi cioè tutti i condomini a cui ai cui appartamenti lastrico terrazza a livello non fu. Quindi vedete a volte com'è importante entrare nei meccanismi della norma
per arrivare ad una definizione che è, non è esplicitata da nessuna disposizione, ma è contenuta nelle maglie a volte di una norma. Ci arriviamo. Allora, vuol dire che sta destando interesse, quindi sì, si sta destando molto interesse. Noi siamo attenti alla relazione dell'avvocato Ricchi affinché tutte le domande abbiano risposta, questo è evidente. Vedo anche l'avvocato Albigini molto attento, devo dire, alla sua relazione, ma mi mette ansia. Lo sto aspettando al barco. È un volume che crea in qualche modo inquietudine. No, Francesco, sei bravissimo. Grazie, è veramente un piacere essere con voi. Allora, dunque, prima domanda, credo che l'abbiamo grossomodo sviscerata. Arriviamo al secondo quesito. Quali sono i criteri di ripartizione della spesa? 1126 ci dice un terzo a carico del proprietario usuario esclusivo, in misura secca, a prescindere dai millesimi. Il proprietario del piano attico avrà 30 millesimi come 200 millesimi, se dobbiamo spendere 9.000 euro di riparazione, 3.000 secchi sono a carico. Però noi non ci accontentiamo, abbiamo detto di leggere la norma e vogliamo capire il perché. Un terzo, poteva dire un quarto, poteva dire un decimo. È innegabile che colui che ha l'uso esclusivo dell'astrico, poi indipendentemente dalla natura reale o personale dell'uso, qui c'è poi la Cassazione, ma non ci allarghiamo, è innegabile che questo soggetto si trovi, in rapporto alla copertura dell'edificio condominiale, in una posizione tutto sommato di vantaggio. Per cui dice il legislatore, perché hai l'uso esclusivo, godi in maniera esclusiva di questa superficie. Quindi ed è giusto che tu concorra, dice il legislatore, in misura maggiore alle spese di riparazione o ricostruzione, quindi ti paghi un terzo. Cioè il legislatore ha voluto attribuire maggiore rilievo a quella utilità ricavabile dal bene, quindi dalla praticabilità esclusiva del bene, rispetto a una funzione tutto sommato, abbiamo detto, sussidiaria. Allora guardate questo passaggio della Cassazione. Cosicché l'articolo 1126, ponendo cioè a carico del proprietario un terzo, mira non tanto a compensare il più rapido deterioramento dell'astrico dovuto al calpestio, ma ha voluto più che altro il legislatore evitare di gravare in maniera poi ingiusta, no, iniquamente, gli altri condomini, ai quali l'astrico serve da copertura, di una spesa che sostanzialmente avvantaggia in modo particolare chi è in grado di trarre maggiori vantaggi. Quindi il legislatore ha detto pongo a carico tuo un terzo, non tanto appunto per compensare quel logorio che deriva da questa praticabilità che tu fai dell'astrico quotidianamente o comunque un luogo esclusivo, ma più che altro voglio evitare di caricare ingiustamente sugli altri una spesa che sommato avvantaggia soprattutto te, quindi era tutto per evitare una sorta di ingiustizia che pone a carico dell'altro nella misura di un terzo. Gli altri due terzi sono a carico dei condomini sottostanti, questa volta sì in base ai millesimi. Quindi ciascun proprietario dell'appartamento sottostante il lastrico parteciperà in proporzione del valore millesimale. Quindi gli altri 6.000 euro del nostro esempio li spalmiamo per i proprietari delle unità immobiliari sottostanti. Precisazioni. Il proprietario usuario esclusivo dell'astrico non partecipa alla spesa dei due terzi, a meno che non sia proprietario di una unità autonoma, quindi non abbia un altro appartamento, o a meno che il suo appartamento, riflettiamoci, non sia sviluppato su due livelli, la logica, il diritto e logica. E se c'è solo uno scantinato là sotto, c'è una tabella? Perché? Se lo scantinato gode della copertura parteciperà con un
Sì, ma non c'è una tabella solo per lo scantinato. Lo scantinato non è una... Ci arriviamo. Il condomino danneggiato, altra precisazione, quindi chi ha le infiltrazioni derivanti assume, voi sapete certamente, la posizione di terzo per quanto condomino, ma deve ugualmente contribuire pro quota alle spese di riparazione nonché alla diffusione dei danni cagionati in considerazione dell'utilità che comunque tu ricavi dal bene. Torna il concetto di utilitas. I due terzi della spesa vanno divisi per il valore complessivo dei millesimi appartenenti alle unità immobiliari interessate, questo è un calcolo aritmetico che voi fate abbastanza velocemente, e il relativo risultato va poi moltiplicato per i millesimi. Quindi se nel nostro esempio abbiamo 6.000 euro da spalmare per i due terzi e le unità immobiliari messi insieme danno un valore complessivo di 600 millesimi, noi suddivideremo i 6.000 euro per 600 millesimi e poi li moltiplichiamo per i millesimi delle singole unità. Alla terza domanda, e cioè chi debba davanti a un lastrico solare in uso o di proprietà esclusiva, chi debba decidere, perché è una superficie in proprietà o di uso esclusivo, ma chi decide è l'assemblea, che ha competenze sugli interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 1135, e la spesa va ripartita, abbiamo detto, secondo l'articolo 1126. Quindi se ci sono infiltrazioni, quindi danni che provengono da un lastrico solare di proprietà o uso esclusivo, non ci facciamo ingannare, alla luce di tutto quello che ci stiamo dicendo, mi sembra logico che debba decidere l'assemblea, non certamente il proprietario. I due terzi sono a carico dei condomini, perché abbiamo detto che indipendentemente dal fatto, cioè che tratti di una superficie, quindi di un lastrico di proprietà a uso esclusivo, le spese di ricostruzione o manutenzione ai sensi del 1126 gravano sul condominio, abbiamo detto, in ragione di questa utilitas che offre agli appartamenti da sottostanti. Per cui se ho un obbligo di contribuzione, mi sembra giusto che abbia anche il potere di deliberare, quindi che ci sia il correlativo potere di deliberare da parte dell'assemblea dei condomini quanto alle decisioni concernenti riparazione, ricostruzione e sostituzione, ovviamente di tutti quegli elementi strutturali che sono connessi con la funzione di copertura, perché se invece dobbiamo, e torniamo all'esempio di prima, andare a rifare solo il pavimento, ciò che attiene solo al piano di calpestio, tutto questo non regge, perché la competenza è solo ed esclusivamente del programma. Chiaro. Quindi per tutti gli interventi di riparazione attinenti agli elementi strutturali del lastrico direttamente coinvolti da questa funzione di copertura abbiamo ovviamente l'obbligo di contribuzione per tutti i condomini e quindi con relativi poteri da parte dell'assemblea. Naturalmente, perché non dobbiamo discostarci dal nostro caso, in ipotesi di lastrico solare o terrazza a livello che copra una parte soltanto del fabbricato scala B, condominio parziale, è evidente che la composizione del collegio e delle maggioranze, cioè il cosiddetto quorum costitutivo e deliberativo, si modificherà in relazione alla titolarità e al valore millesimale delle unità immobiliari comprese nella colonna d'aria sottostante, cioè con esclusione dei condomini le cui unità immobiliari non siano sottoposte al lastrico solare, indipendentemente dall'esistenza della colonna d'aria esso sottostante di parti comuni. Questo è un piccolo passaggio della Cassazione. Quindi, sul primo passaggio, poi vi faccio la precisazione, è chiaro che dobbiamo, per costituire l'assemblea, riparametrare i millesimi. Nel nostro caso sono soltanto 600 millesimi che partecipano, quindi nel momento in cui devo andare a calcolare e il quorum costitutivo e il quorum deliberativo, devo andare a riparametrare a 1000 le carature millesimali.
E poi c'è questo passaggio che dice pagano comunque solo ed esclusivamente i proprietari delle unità immobiliari sottostanti, indipendentemente dal fatto che ci siano poi sotto quell'astrico parti comuni. Qui c'è una bella sentenza, cioè nel nostro caso il corpo scala B comunque poi alla fine funge da copertura alle fondamenta, no? Sembra che tutto questo discorso possa saltare, perché allora non è vero che è un'ipotesi di condominio parziale, siccome arriva a svolgere funzione di copertura anche a determinati parti come il suolo, le fondamenta, dice, ma allora devono partecipare tutti. In realtà la Cassazione ha concluso dicendo se così fosse non avrebbe più ragione di esistere l'articolo 1126, perché poi alla fine dovrebbero partecipare tutti. Quindi questo elemento di copertura di alcune parti comuni, necessariamente comuni a tutti, comunque diventa un elemento irrilevante, cioè continueranno a pagare solo quelli della protezione verticale. Sui millesimi avevo fatto la precisazione, ve l'ho detto prima, cioè dobbiamo andare a riparametrare a mille i millesimi per poter calcolare le maggioranze, quindi o meglio, intanto il quorum costitutivo e poi le maggioranze in sede di deliberazione. Ebbene sì, dobbiamo quindi fare, dobbiamo andare a mille, la riparametrazione, cioè, avete anche il software ormai, quindi è cosa semplice. Ho risposto alle tre domande, arriviamo alla soluzione. Quindi dalla pratica alla teoria, e quindi abbiamo risposto ai tre quesiti, forse ora siamo in grado di dare una risposta al nostro caso, ai sensi dell'articolo 1126, lo abbiamo capito, questa è la norma da applicare, contribuiranno al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento di Francesco, oltre che ovviamente alla riparazione della terrazza, perché non avrebbe senso eliminare le conseguenze se non eliminiamo le cause, quindi la terrazza va anche riparata. Contribuiranno sia Giovanni, proprietario della terrazza a livello, nella misura di un terzo, a prescindere dalla caratura millesimale, sia i restanti condomini della scala B, compreso Francesco che è il proprietario dell'appartamento danneggiato, per i restanti due terzi, in proporzione, questa volta sì, in proporzione al valore dell'unità immobiliare dopo aver riparametrato a mille la singola caratura millesimale. A questi stessi soggetti, se hanno l'obbligo di contribuzione di spese, dovrà però essere riconosciuto il diritto di partecipare all'assemblea e il correlativo diritto di voto. La soluzione non è completa perché, siamo stati tutti attenti, c'è un aspetto ancora del caso pratico. Nella scala B è ubicato l'appartamento di proprietà condominiale in precedenza di vito ad alloggio del portiere e oggi condotto in locazione da uno studio medico. Qui evidentemente è implicito che il servizio di portierato è stato soppresso, l'alloggio è stato potuto concedere in locazione con il ricavato da spalmare ovviamente a favore di tutti i condomini. Allora questo alloggio del portiere ha perso la sua destinazione ad uso condominiale e voi sapete che quando si spezza questo vincolo di condominialità sulle parti comuni cessa la situazione di comunione necessaria, subentra la situazione di comunione ordinaria, cosicché alla spesa di riparazione della terrazza a livello di Giovanni e al risarcimento dei danni arrecati dall'appartamento di Francesco devono contribuire tutti i condomini, scala A e scala B, in quanto comproprietari di quell'alloggio. Ma come partecipano? Non in proporzione al valore delle singole unità abitative, ma sempre in proporzione al valore millesimale dell'alloggio e alla quota di comproprietà che ciascuno avrà sul singolo alloggio. Quindi anche qui calcoleremo i millesimi, quindi prenderemo la caratura millesimale dell'alloggio del portiere e poi faremo le dovute proporzioni. Qui la vicenda era arrivata in Cassazione perché persino il giudice di secondo grado della Corte d'Appello aveva commesso questo errore scivolando sulla classica buccia di banana ed è stata poi ripresa dalla Cassazione, che la Corte d'Appello aveva fatto riferimento alla caratura millesimale della tabella e conti. Per tale ragione, quindi, anch'essi, avendo l'obbligo di contribuzione alle spese, avranno il diritto di partecipare all'assemblea.
mediante la nomina di un rappresentante, perché quando c'è una comunione ordinaria, ai sensi dell'articolo 66, disposizioni attuative, i comproprietari hanno diritto a un rappresentante. Siamo arrivati alla soluzione. Ora, se ho 2 minuti, me lo dite, io completo con 2 o 3 passaggi, ma un passaggio, questo che immediatamente segue, ci tengo. Ed è un tecnicismo, mi perdonerete, ma io cercherò di semplificarlo il più possibile, ma è importante. E mi riallaccio a ciò che diceva, che ha detto insomma brillantemente il collega sulle sezioni unite, che io condivido. La natura della responsabilità per i danni provenienti dall'astrico solare di uso proprietà esclusiva. La vicenda prende le mosse, perché poniamoci un punto di partenza, da una sezione unite del 97. Davanti a un caso di risarcimento danni provenienti da un difetto, da una omessa manutenzione di un lastrico di uso esclusiva, questa sezione del 97, sto cercando, ora io l'ho scritto abbastanza nelle slide, però voglio sintetizzare, ho dovuto scrivere, mi perdonerete che le slide così piene a volte sono, perché rimane tutto nelle slide, ma io ora cerco di sintetizzarlo, anche perché il tempo corre. Allora, queste sezioni del 97 dicono, davanti a un caso di risarcimento danni proveniente da un difetto di manutenzione di un lastrico di uso esclusivo, devono partecipare tutti ai sensi dell'articolo 1126, 1/3 e 2/3, quello che ci siamo detto fino a questo momento. Cosa c'è di strano di anomalo? Nulla, effettivamente si apre nell'articolo 1126. Cos'è che destò però dubbi e perplessità? Fu il ragionamento delle sezioni. Ormai sappiamo che le sentenze hanno il PQM, ma noi ci andiamo a leggere le motivazioni, che i motivi eventuali di impugnativa li troviamo prendendo spunti dalle motivazioni. Il famoso interlogico giuridico, dicono gli avvocati che fanno i magistrati, ci devono spiegare come arrivano al PQM e alla decisione. Come arrivarono le sezioni unite a questa decisione? Dissero che sui condomini grava un obbligo, che è quello di fare la manutenzione delle parti. E presero a riferimento gli articoli 1123 e 1126 per il lastrico in uso esclusivo. Secondo le sezioni unite, queste due norme erano fonte di una obbligazione. Cioè, in base a queste norme, i condomini sono obbligati a fare la manutenzione delle parti comuni. Soggetti attivi e soggetti passivi di questa obbligazione sono sempre i condomini, i quali devono adempiere a questo obbligo di manutenzione. L'oggetto dell'obbligazione, proprio in termini giuridici, un'obbligazione giuridicamente parlando, è proprio la manutenzione delle parti comuni. Per cui, in caso di risarcimento danni, in caso di danni, evidentemente scatta una responsabilità di natura contrattuale, perché ti sei reso inadempiente a questo obbligo di manutenzione, quindi una responsabilità per inadempimento di una obbligazione. Sostanzialmente le sezioni unite fecero di questi articoli 1123-1126, che sono norme che contengono solo dei criteri di ripartizione spese, in realtà di queste norme fecero proprio una fonte di obbligazione. Cioè, secondo le sezioni unite, queste norme facevano nascere un'obbligazione vera e propria a carico del condominio. Quindi non erano solo norme contenenti criteri di ripartizione spese, ma erano proprio fonte di un'obbligazione. Per cui anche la responsabilità e la materia risarcitoria, le sezioni unite finirono per regolarla in base agli articoli 1123 e 1126. Questa decisione in realtà non uniformò nella dottrina, nella Cassazione, nelle sentenze successive. C'era qualcosa che non andava. E nel 2014 una sentenza, la Cassazione a sezione semplice, presieduta dal dottor Triola,
si soffermò su questo concetto, cioè sulla natura giuridica della responsabilità. Cioè, secondo questa Cassazione 2014, le sezioni unite del 97 avevano fatto un'indebita applicazione degli articoli 1123 e 1126, che furono interpretati dalle sezioni unite del 97 non più come mere norme che disciplinavano la ripartizione delle spese, ma proprio come fonti di un'obbligazione, per quanto proprio terreno, ma fonti di un obbligo. Cioè le sezioni unite del 97 avevano attratto la materia risarcitoria alla disciplina della responsabilità per obbligazione, una disciplina obbligatoria, una responsabilità contrattuale, diciamo. Qualcosa non andava. E rimisero nuovamente la questione alle sezioni unite. Arriviamo al 2016, quindi dal 97 al 2016, 17 anni dopo, le sezioni unite tornano sulla questione. Cosa dicono le sezioni unite del 2016? La decisione è identica. Cioè un caso di risarcimento danni provenienti da un difetto di manutenzione di un lastro solare in uso esclusivo, applicheremo l'articolo 1126, un terzo e due terzi. Quindi le decisioni perfettamente coincidevano, ma il ragionamento fu totalmente diverso dalle sezioni unite del 97, perché le sezioni unite del 2016 dissero che caso di risarcimento danni vi è intanto una responsabilità del proprietario o usuario esclusivo, ma derivante non dall'inadempimento di un'obbligazione, ma dalla violazione dei suoi obblighi di custode, cioè dalla violazione delle norme sulla custodia, che sono nell'articolo 2051 e seguenti. Quindi non più responsabilità contrattuale, ma responsabilità aquiliana da fatto illecito, cioè extracontrattuale. E per spiegare il funzionamento del 1126, a questa responsabilità del proprietario usuario esclusivo per aver violato i suoi obblighi di custodia si affiancherà anche una responsabilità del condominio sotto un duplice profilo. E perché il condominio, nella persona dell'amministratore, non ha posto in essere i famosi atti conservativi 1130,1 numero 4, e perché l'assemblea evidentemente ha omesso di deliberare interventi di manutenzione. Questo concorso di responsabilità, a meno che non ci sia una rigorosa prova del contrario, sarà poi regolata, ma è solo un criterio di ripartizione interna ai sensi dell'articolo 1126. Quindi alle sezioni unite del 97 era sfuggito il fatto che il condomino danneggiato, quando è condomino danneggiato, lo abbiamo detto prima, è soggetto terzo rispetto al condominio, e quindi la responsabilità che deriva per danni arrecati a un terzo da fatto illecito non può che essere una responsabilità di natura extracontrattuale. Poi il riparto delle somme necessarie per risarcire i danni, nonché per riparare, le andremo a suddividere con 1126, ma la responsabilità non può essere di natura contrattuale, non è violazione di un'obbligazione, è violazione di norme sulla custodia per chi ha l'uso esclusivo, perché sei il custode del piano di calpestio, e poi c'è una responsabilità concorrente del condominio. Tutto questo poi ovviamente, ai sensi dell'articolo 1126, andrà ripartito misura di un terzo e due terzi. È chiaro? Quindi questo è il ragionamento, sono aspetti tecnici. Ora, ma perché ti sei voluto soffermare? Perché ora vediamo le implicazioni di un ragionamento di questo genere. Quindi le sezioni unite del 2016 dissero finalmente che si trattava di una responsabilità di natura extracontrattuale. Ora, io quando dico è un concorso di responsabilità salvo la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno dell'uno all'altro, può succedere che la responsabilità per le infiltrazioni, forse ora sto rispondendo a qualche domanda, può succedere, dobbiamo provarlo, che sia solo ed esclusivamente del proprietario. Perché può accadere, per esempio, che il proprietario del lastrico abbia caricato oltre misura il terrazzo con dei vasi, si sia divertito a mettere una bottiglia nel canale di scolo e quindi hai allagato il terrazzo.
ha impedito l'accesso all'amministratore per andare a verificare lo stato di manutenzione, oppure non me lo hai mai segnalato. Sono tutti casi che, se provati, potrebbero portare a una responsabilità esclusiva del proprietario dell'asse. Oppure, al contrario, ci può essere una responsabilità esclusiva del condominio, cioè solo dei condomini, perché supponiamo che io, proprietario dell'astrico, abbia sempre segnalato all'amministratore il problema, perché ho la custodia, però l'amministratore ha fatto, mi vuol dire, orecchie da mercanti, non se ne è sempre infischiato, non ha mai convocato l'assemblea, oppure può succedere che ha opportunamente segnalato, l'assemblea non si sia mai riunita, non abbia mai raggiunto le maggioranze, insomma c'è una zona d'ombra dove potrebbe innestarsi una responsabilità esclusiva dell'uno o con l'altro, però con elementi tutti da dimostrare e da provare. Il ragionamento dell'istituto del 2016 lo abbiamo visto, per cui in conclusione dissero le sezioni unite del 2016 deve quindi escludersi la natura obbligatoria, seppure nella forma delle obbligazioni di proprio terreno, del danno cagionato dalle infiltrazioni provenienti dall'astrico terrazza livello, e deve quindi affermarsi la riconducibilità di questa responsabilità nell'ambito dell'illecito acquinale, cioè della responsabilità extra contrattuale. Perché ho voluto fare con qualche difficoltà questo passaggio particolarmente tecnico? Vi dicevo, ci sono delle conseguenze importanti che ci riguardano molto da vicino, cioè parlare di responsabilità contrattuale o extra contrattuale sono due mondi. Vi faccio degli esempi. Se parliamo di responsabilità extracontrattuale, l'azione risarcitoria del condominio danneggiato si prescrive in 5 anni e non in 10. In ordine all'imputazione della responsabilità, se è responsabilità extracontrattuale, come lo è ad oggi sulla base delle sezioni unite del 2016, il responsabile sarà il proprietario dell'appartamento al momento del verificarsi del danno, cioè in un caso di compravendita, anche se l'azione esercitoria dovesse essere promossa quando nel frattempo un appartamento è stato venduto, essendo una responsabilità extracontrattuale, risponderà il proprietario dell'appartamento al momento del fatto storico. Per non parlare, altre implicazioni, della solidarietà, cioè se è responsabilità extracontrattuale, il danneggiato potrà agire indifferentemente o nei confronti del condominio, ma anche nei confronti dei condomini, cioè scatta tutta la tutela del rafforzamento del credito del terzo, cosicché il creditore non è costretto a citare i debitori pro quota. La solidarietà tutela e come il terzo danneggiato. Quindi vedete le implicazioni di questi discorsi che io ci ho tenuto a fare. Poi ci sono altre implicazioni, per esempio l'onere della prova. In materia extracontrattuale è il danneggiato che deve dar prova, nella materia contrattuale deve solo provare l'inadempimento, il nesso, aspetta, poi c'è una presunzione, no? Di responsabilità. Oppure in materia di danni risarcibili, quando parliamo di responsabilità extracontrattuale sono risarcibili anche i danni imprevedibili, a differenza della responsabilità di natura contrattuale dove ti spetti il trascinamento solo per danni prevedibili. Insomma, le implicazioni sono tante, ma visto che parliamo di casi condominiali, questi erano tra gli aspetti più importanti, quindi era importante capire il passaggio. Chiudo con due riferimenti giurisprudenziali, e davvero chiudo, ma ci tengo perché sono il giusto completamento della relazione. Sentenza molto recente, 8 luglio 2021, della Cassazione. In tema di condominio negli edifici, dei danni da infiltrazioni cagionati dall'astrico solare o dell'asse a livello di uso esclusivo, imputabili non alla omissione di riparazione del bene, ma a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, risponderà solo il proprietario della terrazza, ai sensi del 2051, perché è custode, e non anche, seppur in via concorrenziale, il condominio. Quindi non applicheremo più l'articolo 1126, perché dice la Cassazione che il condominio
è soggetto obbligato a eseguire le attività di conservazione e manutenzione, ma non a eliminare i vizi costruttivi originali. Cioè, se viene fuori che queste infiltrazioni siano da attribuire a vizi, a difetti originali proprio di progettazione dell'astrico, di esecuzione dell'opera, il condominio è fuori, indebitamente tollerato, perché il proprietario aveva il dovere di agire eventualmente nei confronti del costruttore. Perché io condominio vengo chiamato per i due terzi e mi ho detto perché, secondo il sentimento del 2016, non ho fatto manutenzione. Ma qui parliamo di vizi costruttivi, quindi se si riuscisse a dimostrare l'esistenza del vizio originario di progettazione o costruzione, dovremmo applicare ben altra norma e quindi i condomini sarebbero fuori. Ultima pronuncia, sempre molto recente, della Corte di Appello di Roma, estremamente interessante, attiene sempre all'astrico terrazza a livello: qualora il proprietario esclusivo di una terrazza a livello trasformi la stessa in veranda, le spese di manutenzione e ricostruzione dell'area di sedime della veranda andranno con l'articolo 1125 che ripartisce in parti uguali soffitte, volte e solai, perché in quel caso l'area di sedime perde, per così dire, la sua funzione di copertura per assumere invece il tutt'altro ruolo, cioè quello proprio di perfetto elemento di divisione tra i due piani, e quindi applicheremo in misura perfettamente uguali la spesa di ristrutturazione, restando a carico del proprietario della terrazza tutto ciò che attiene al piano di calpestio, e accoglieremo invece al proprietario del piano sottostante, dice l'articolo 1125, ad esempio la tinteggiatura del soffitto piuttosto che il rifacimento del letto. Quindi in questo caso viene meno l'articolo 1126 e troverà invece applicazione l'articolo 1125. Bene, io spero di essere stato nei tempi e vi ringrazio davvero tanto per l'attenzione. Allora, l'ultima relazione è dell'avvocato Saverio Luppino. Allora, mentre si prepara Saverio, io stavo cercando una slide di circa 30 anni fa, forse il primo nostro seminario, Saverio, forse non ricordo se... 30 ci fai troppo vecchio. Sì. Io lo faccio giovanissimo, 30 anni fa. Ricordo se in fondazione forense bolognese o lughese, non ricordo effettivamente. Ma... Forense bolognese, ma 30 decisamente non. Forse 27. Ci nasconde qualcosa. Allora Saverio, capita sempre, intanto cerco la slide, capita sempre più di frequente che all'interno del condominio il proprietario o il conduttore di una unità abitativa decida di allestirla a B&B, e questo è il nostro argomento. Spesso i condomini non vedono di buon occhio, no, a questa iniziativa, e chiedono se questo esercizio effettivamente sia... si possa ritenere legittimo. Ecco, la slide nel frattempo l'ho trovata e diceva questo, non era 35 anni fa, un po' più recente, però era Fondazione Forense Bolognese, ed era qualche numero di riferimento sull'Airbnb, per esempio, e diceva questo: 5 milioni sono gli annunci di case in affitto in 191 paesi del mondo. Questo per dare una dimensione dei numeri e un riferimento anche contabile, perché sono 30 miliardi di dollari il giro di affari complessivo delle piattaforme non sharing, per cui parliamo di numeri pazzeschi. 850.000 persone hanno soggiornato in Italia attraverso nell'arco di un esercizio, e 2.300 euro è il guadagno medio di un oste italiano per 25 notti di affitto. Quindi parliamo di un elemento che genera un business a livello mondiale, secondo questi numeri, ma a livello nazionale è altrettanto importante. Per cui è chiaro che ci troviamo di fronte, diciamo, ad una situazione appetibile, no? Di utilizzo e di uso di questa unità immobiliare. Certo che nell'ambito del condominio può destare qualche problematica. Quindi cosa deve fare l'amministratore e soprattutto che cosa si può evitare di intervenire. Grazie. Grazie Marco, buonasera a tutti. A me il compito più arduo, perché è l'ultima relazione della giornata, dove uno mi guarda, come so dire, di sottecchi dicendomi: guarda che alle 5 ci mandano via, dobbiamo fare la premiazione, eccetera. Quindi il dono deve essere quello della sinteticità e spero della chiarezza.
questo però me lo direte poi voi alla fine. Questa è una certezza. Della relazione. Quindi il ringraziamento è doveroso, l'organizzazione è bellissima, la location è bellissima, perché fare una relazione all'interno del castello di Ferrara, quindi in questo tipo di ubicazione, mette proprio emozione, perché c'è la storia, no? Cioè chissà questo castello, queste stesse stanze, che storia hanno vissuto. Grazie Bruno, grazie Barbara, grazie Mattia, grazie Marco dell'invito, è sempre più piacevole venire qui con voi, molti di voi ormai mi sono familiari come volte, e di questo sono molto contento, perché mi dà confidenzialità in quello che voglio andare a dire. Allora, io partirei con la sintesi, quindi da qui. Se parliamo di B&B, di affitti turistici, e quindi se ci muoviamo nell'ambito di quello che è il mondo delle locazioni, quantomeno sui massimi sistemi in via generale dobbiamo intenderci. E allora mi permetterò di dire, magari con queste prime 5-6 slide, delle banalità per tutti voi, ma lo ritengo utile anche nel filo del ragionamento che andremo a fare, specie in ragione delle relazioni che ho ascoltato questo pomeriggio da parte dell'avvocato Albini, che è andato a braccio tra l'altro con i suoi appunti, quindi con una sua logica precisa, e di quella di Francesco, che era la seconda volta che ascoltavo, che veniva proprio per la puntualità e la definizione dei tecnicismi spesso ai quali ci ha già abituati. Le locazioni si muovono fondamentalmente in due grandi mondi: uno è il mondo delle locazioni abitativo, e l'altro, come è annoto a tutti noi, è quello delle locazioni a uso diverso, come scrive la legge stessa, o commerciali, come gergalmente usiamo dire. Le differenze si muovono in questo ambito. Le locazioni ad uso non abitativo, che sono regolate ancora, pensate, dall'articolo 27 della legge 392 del 78, che non è mutato nel tempo, perché la riforma del 98 ha coperto le locazioni abitative, ma ha lasciato indenne totalmente la parte relativa alle locazioni commerciali, e si compongono di quelle che banalmente possiamo dire attività industriale, commerciale, artigianale, l'attività agricola, e per quello che ci interessa poi, per quanto vedremo, l'attività turistica e imprenditoriale. In questo grande mondo, questo tipo di locazione sono quelle locazioni dette ad attività a tutela piena o assoluta, e quindi beneficiano dei principali istituti assolutamente non derogabili da nessuna norma, come è noto a tutti noi, sono l'indennità avviamento, in taluni casi particolari che vedremo, cioè quando sono contratti del pubblico di consumatori, e la trazione di riscatto invece che vale per tutte. Attenuata, sempre nell'ambito del mondo delle locazioni commerciali, perché? Perché ci sono determinate attività commerciali che non hanno il contatto con il pubblico, porta a porta, vendite per posta, vendite per corrispondenza, il grande mondo ai quali siamo abituati oggi con i nostri figli che comprano tutto su Amazon, eccetera, e un'altra che invece è quella che ci riguarda direttamente, non solo gli avvocati ma in generale anche voi, che sono le attività professionali, cioè quelle che naturalmente non sono oggetto di contatto diretto col pubblico. Infine sono a tutela attenuata anche le attività svolte in immobili complementari o interni, e con questo dobbiamo immaginare tutto quell'universo mondo che spesso ci sfugge, ma che a chi fa locazione non può sfuggire, che si riferisce a tutto l'afflusso del pubblico che arriva, diciamo così, nelle stazioni, nei porti, negli aeroporti, nelle stazioni di servizio, eccetera. Questo tipo di locazioni commerciali, pur rientrando nell'articolo 27, non godono degli istituti della prelazione, del riscatto e dell'avviamento. Infine, volendoci fare male, Francesco ci ha fatto male con quelle slide del contenuto diciamo tecnicistico, se vogliamo proprio dirla tutta sulle locazioni commerciali, quindi sulle locazioni ex articolo 27, non possiamo dimenticare, voi ve lo leggerete spesso all'interno dei vostri regolamenti di condominio, ed è il motivo per cui io l'ho voluto inserire in questa slide, c'è un terzo e ultimo tipo di attività che fa parte di quel mondo, che si chiama attività a tutela limitata e parametrata, è prevista dal legislatore all'articolo 42, si tratta di tutte quelle locazioni di immobili che riguardano attività ricreative, assistenziali, culturali, scolastiche, sedi di partiti, sedi di sindacato, come c'è scritto nella slide.
questo tipo di attività ci interessano, vuoi perché sono spesso richiamate quali limiti all'interno dei regolamenti contrattuali nei condomini, e vuoi anche perché si tratta di profili peculiari che il legislatore ha dovuto dedicare in quello che io ho sinteticamente ridotto scrivendo attività sicuramente non abitative che involgono profili sociali di tutela particolari anche con risvolti di diritto costituzionale, quindi il nostro diritto pubblico che richiama la libertà di associarsi, di fare partiti politici, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo nel merito successivo. Ci interessa invece l'aspetto in cui parliamo di attività commerciale, imprenditoriale, di interesse turistico, quindi prevista all'interno dell'articolo 27, regolamentata da quella legge speciale, nonché da altre fonti giuridiche che sono le leggi provinciali delle province autonome, in particolare di Trento e Bolzano, nonché dalle leggi regionali, anche la legge Emilia Romagna, che, come dicevo, regolamenta determinati aspetti commerciali di interesse turistico. A questo punto, se appare chiaro il mondo delle locazioni sul quale ci stiamo muovendo, abbiamo due tipi di locazione. Una è la locazione cosiddetta tipica, quella prevista all'interno del Codice Civile del 1571, che consiste in un tipico contratto nel quale viene concesso un godimento, un bene, per un determinato tempo e a fronte di un corrispettivo. Le fonti regolamentative sono Codice Civile, leggi speciali per gli usi abitativi, la 43198, per gli usi diversi, la 39278. Dopodiché abbiamo un mondo diverso che sono le locazioni atipiche, quelle in cui l'esigenza abitativa del bene non è direttamente collegata allo sfruttamento quale residenza o abitazione principale, ma deve soddisfare esigenze abitative che chiameremo differenti o ulteriori. Tra queste, casualmente non ci siamo messi d'accordo con Francesco Renzi, come ci vediamo da un convegno fa, come si suol dire, a lui aveva inserito tra le sue slide, diciamo colorando, perché faceva parte del suo discorso alla Loggia del Portiere, anch'io ce l'ho messo dentro pensando che fosse un tema a voi magari più usuale, più noto, il contratto di portierato è proprio il tipico esempio di locazione atipiche in assoluto, dove, come abbiamo visto nelle slide di Francesco, può costituire alloggio di servizio dove il godimento dell'immobile costituisce una componente della retribuzione del lavoratore ed è proprio per questo che non rientra nella locazione tipica, oppure può essere diversamente l'alloggio del portiere laddove il godimento del bene sia funzionalmente collegato ad un altro tipo di prestazione d'opera, quale la custodia, il portierato, la guardiana. Ma questo semplicemente per dirvi qual è il mondo delle locazioni atipiche. E infine ci avviciniamo al discorso dei B&B, degli affitti turistici e così via, perché non c'è una definizione specifica di locazione detta locazione breve all'interno del codice e neanche nelle fonti che vi ho citato prima relative alle fonti speciali indicate, in quanto è arrivata di gran lunga molto dopo, nonostante i numeri siano quelli che citava Marco in occasione di un altro convegno nel quale ci eravamo trovati insieme in Italia. Le locazioni turistiche sono quelle indicate nel papiro, si legge abbastanza, sì, in cui il legislatore le ha inserite, pensate, con un decreto legge nel 2017, convertito quindi con la legge 96 del 2017, nel quale li ha inseriti in un mondo più prettamente di carattere tributario, fiscale e meno civilistico per quello che compete gli avvocati. Ma tale è, e quindi a questo punto annovereremo tra le fonti ordinarie che costituiscono appunto fonte di obbligazione per le parti, insieme a quel mondo che vi ho detto prima, anche l'affitto breve o l'affitto turistico, che è quello indicato in questa norma. Una banale distinzione, non giuridica ma prettamente pratica, tra turista, chi viaggia per diporto o istruzione senza finalità di lucro, o villeggiante, colui che trascorre un periodo di svago o riposo in un luogo diverso dalla propria dimora abituale, perché c'è differenza, come vedremo dopo, tra l'affitto turistico, che è proiettato sempre di più a Bologna, Firenze, Roma, eccetera, 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 invece l'alloggio e invece il breve soggiorno, quindi la villeggiatura, nella casa al mare o in montagna. A questo punto, se esistono delle locazioni tipiche e atipiche, il mondo nel quale ci dobbiamo muovere sarà quello di riuscire a definire tra quelle che sono le esigenze
abitative di carattere primario, necessariamente legate quindi all'abitazione principale, e secondarie tutto il resto, svago, villeggiatura, vacanza, eccetera. Efficacissima la definizione resa dal Tribunale, questa volta non di Milano, molto bravo a fare giurisprudenza, come diceva il collega Albini, al quale sono stato molto attento alla relazione, che poi viene ripresa dalla Cassazione, ma in questo caso il Tribunale di Firenze, questa dottoressa, ha efficacemente individuato quali possano definirsi le esigenze abitative primarie e secondarie. La conferma di tutto il ragionamento che vi sto facendo è che dall'articolo 27, locazioni commerciali, un mondo quindi dal genus iniziale della prima slide diverso da quelle abitative, quando parliamo di alloggi in villeggiatura, il legislatore nel 98 è andato a definire le locazioni turistiche, che sono invece quelle escluse dalla legge 431/98 che regolamenta le esigenze abitative primarie, perché ce lo dice il legislatore stesso nell'articolo 1. Ci dice: per gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche non si applicano le disposizioni della legge speciale 431/98, ma si rimanda interamente al codice civile. È l'indicazione data dal legislatore. Questo perché? Per assicurare a quel tipo di locazioni una assoluta e generale deregulation sulla forma, sulla durata, sul canone, e sganciandole anche da quello che è la possibilità di una protezione prevista dalle norme dell'articolo 13, che a questo punto non tutelano quel determinato tipo di situazioni di alloggi locati in maniera turistica. A questo punto occorre entrare proprio nel vivo del nostro tema. Andando rapidamente, bisogna che noi immaginiamo che cosa possa accadere nell'ambito dei vostri condomini, quelli che voi amministrate, allora quando un condomino all'interno della propria proprietà esclusiva, all'interno del suo appartamento, dove c'è noto che si può fare quello che quasi si vuole, se può muoversi liberamente e destinare il suo appartamento, quindi la sua proprietà esclusiva, in maniera libera, oppure se tutto ciò, quando si trova all'interno di un condominio, comporta dei limiti. Qui potremmo parlare delle ore, ma non lo faremo, state tranquilli, ci andremo prima. Potremmo parlare delle ore se esiste un diritto di abitazione, se il diritto di abitazione è previsto a livello costituzionale insieme agli incroci sull'articolo 41 e 42 della Costituzione, che parla dell'iniziativa economica privata, della protezione sul diritto di proprietà, eccetera. Oppure se volessimo farci ancora più male e uscire dai sistemi ordinari, immaginare se questo diritto di proprietà collegato a un diritto all'abitazione, che chiamato così non esiste scritto, possa addirittura ravvisarsi in normative sovranazionali quali la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo o, ancora di più, la Convenzione Nazionale per la Salvaguardia dei Diritti e delle Libertà Fondamentali, prevista come mappa, come statuto, alla quale attingono poi tutti gli Stati europei. La risposta è sì, cioè ci sono delle norme nei massimi sistemi che tutelano in sé il diritto di proprietà e derelato a cascata il diritto di abitazione. Altrimenti, banalmente, ci potremmo chiedere perché mai la CEDU si è occupata del mondo della sospensione degli sfratti, perché mai le associazioni edilizie, sicuramente l'avrete sentito parlare, specie nell'imminenza e in concomitanza con la fase pandemica dei due anni dai quali siamo usciti, come mai l'integrale ribellione delle associazioni dei piccoli proprietari relativamente al blocco sfratti determinato dalle leggi sul Covid, che ha portato, come ben sapete, fino al 31/12/2021 la sospensione assoluta degli sfratti, quantomeno abitativa, e graduale per quella che riguardava invece il discorso di sfratti diversi, e sui quali è intervenuta la Corte Costituzionale recentemente con un'altra sentenza, come mai se ne siano occupati? Se ne sono occupati perché quel diritto di cui oggi vi sto parlando è un diritto che è a cascata dei rilievi sovranazionali. E allora il tema sul quale mi piaceva confrontarmi con voi nelle successive slide, e con un occhio guardo Marco, con l'altro soprattutto guardo Bruno, che è lui il mio timing della giornata, bisogna
capire se possono essere invasi altri mondi. Io ho lasciato il tempo di leggere la slide e quindi avrete già compreso lo sviluppo del ragionamento successivo. Cioè, ci possono essere delle violazioni dei diritti fondamentali delle persone nel momento in cui venga disposto all'interno della proprietà individuale un affitto che non risponda a quelle che sono le tutele di riservatezza, privacy, utilizzo dei beni comuni, eccetera. E in altri termini, siccome anche a me, come all'amico Francesco, piace farsi delle domande, ma la differenza tra Rizzi e Lupino è che Rizzi risponde alle domande, Lupino invece di quei siti se li fa e se li pone a distanza nel tempo, mi sono chiesto come interviene il condominio e l'amministratore a difesa delle parti comuni. E la domanda principale è: un uso indiscriminato e più intenso, propriamente collegato alle affittanze brevi, che sono i numeri che riportava Marco, cioè qual è la differenza tra un affitto stabile dove c'è una famiglia e quello dove invece c'è un B&B in un condominio? È di immediata evidenza, cioè il portone si apre 100 volte, la luce l'accendono 200 volte, specie se sono quei numeri lì, le scale li usano tante volte se il B&B si trova in un appartamento a un piano successivo. E allora, il pregiudizio della quiete, la tranquillità dei condomini che utilizzano il bene invece in un condominio dove senza divieto privato può essere limitato? Adesso proviamo a darci le risposte. Bisogna partire, questo voi lo comprendete immediatamente, bisogna partire da che cosa? La prima questione che si pone all'avvocato nel momento in cui il cliente, l'amministratore o il condomino si rivolgono per un parere e via dicendo, la prima domanda che fa l'avvocato, me lo faccio io, ma sono certo anche gli altri colleghi, esiste un regolamento di condominio? Perché è da lì che comprendiamo se attraverso il regolamento di condominio, e la domanda successiva naturalmente, che è anche oggetto di interpretazione a parte legale, è contrattuale o è assembleare? Perché da lì a cascata possono derivare dei limiti, ed è qui il ragionamento che voglio portarvi, superiori anche rispetto a quei diritti sovraordinati ai quali ho fatto riferimento prima. Il regolamento di condominio, la centralità è questa. Questa è la legge alla quale noi guardiamo quando amministratori o avvocati parlano di regolamento di condominio. È il 1138. Il 1138 ha determinate caratteristiche. La chicca è che l'ultimo comma del 38, del 1138 è stata aggiunta con la riforma di condominio della legge 220 del 2012, cioè quella che prevede, il legislatore si è sentito mosso da questo intento e lo ha fatto, le norme del regolamento di condominio non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Prima non era così, è una norma proprio sulla quale il legislatore si è voluto soffermare. Allora, che cosa può determinare il contenuto del regolamento di condominio? Forse la differenza tra le slide dell'avvocato Rizzi e le mie sono che le mie partono con frecce, con colori vari, eccetera, sono meno dense, e perché provo a sforzarmi io, leggendo la slide, di andare a dirvi il resto. Il contenuto di un regolamento di condominio può, e questo lo sapete tutti, prevedere norme anche più rigide della legge, quindi anche più rigide di quelle previste sul codice, su che cosa? Sull'uso delle parti. Può prevedere norme sull'amministrazione comune, può prevedere norme più rigide, aggiungo, sulla tutela del decoro dell'edificio, può poi prevedere delle norme sulla ripartizione anche in deroga ai criteri di legge sulla suddivisione delle spese, quali quelli previsti dalla norma base, ne abbiamo parlato tanto con Francesco, 1123, 1125, 1126, eccetera. Ma sicuramente il 1138 ci dice che ci sono delle norme sulle quali il regolamento di condominio non può intervenire perché sono assolutamente inderogabili. Anche questo per voi deve essere un decalogo, come si suol dire, sono come i comandamenti, su queste non potete farlo. Anche quando l'incarico viene dato, perché dobbiamo immaginare solo i condomini, non dico il castello, ma i palazzi del centro storico di Ferrara, dove i condomini naturalmente i regolamenti appartengono al passato, beh, immaginare gli edifici in edificando, quindi in costruzione, dove viene previsto l'ausilio dell'avvocato insieme all'amministratore per redigere il regolamento di condominio. Non possiamo rinunciare alle norme indicate qui, che le avete lette, non sto a rileggervele, sono belle fisse ed immutabili, come si suol dire.
per le esigenze di sintesi di cui dicevo prima, vado rapidamente avanti. Ed entriamo nel vivo del nostro argomento. Entriamo nel vivo perché a questo punto lo avete già compreso da tutte le presentazioni precedenti, immagino anche da quelle della mattinata, mi scuso se non sono potuto arrivare prima, sarebbe stata mia curiosità ascoltare le reazioni dell'amica, di Irene, di Francesco Arnone, eccetera, ma purtroppo i temi a Bologna mi hanno trattenuto, e come avevo detto agli organizzatori, potevo arrivare solo nel pomeriggio. Gli avvocati non possono fare a meno di mettervi, diciamo così, la guida. Com'è l'orientamento che deve avere l'avvocato, ma che deve avere anche l'amministratore di condominio? Vedete, nel nostro ordinamento, e io dico sempre, lo ripeto sempre ai convegni, Marco lo avrà già sentito decine di volte, forse anche voi, e viva Dio, siamo in un paese di civil law. Civil law significa che l'universo mondo al quale noi apparteniamo, per tradizioni giuridiche che partono dalle istituzioni di Gaio, arrivano fino al Code Civil francese del 1804, e si sviluppano in tutta la codicistica europea successiva, e quindi nel codice tedesco, austriaco, spagnolo, italiano, molto tempo dopo, perché il primo codice del 1865, si sviluppano sul concetto fondamentale che è l'astrattezza della norma. Cioè l'astrattezza significa viene lasciato all'interprete, in questo caso l'avvocato, e allo sviluppo del ragionamento attraverso la giurisdizione, quindi al giudice, che poi farà giurisprudenza, come quella norma vada interpretata. Ed è grazie a questo che noi abbiamo potuto fare tutti i ragionamenti che ci ha fatto prima Francesco, dicendo la responsabilità è così, se è contrattuale in questo modo, se è extracontrattuale in quest'altra maniera, e se la veranda è coperta c'è il 1125, non il 1126. Viceversa, fossimo stati in un altro mondo, che è il mondo del common law, caso numero 4 dell'ordinamento del numero 5, tirano fuori, tac, sentenza fatta, tanto vale fare l'intelligenza artificiale, chiudiamo botteghe e burattini, non esistono più avvocati, non esistono tribunali, si mette dentro al computer e arriva la sentenza. In questo paese, finché valgono i principi di civiltà giuridica nei quali noi viviamo, è meglio per il cittadino questo sistema che un sistema differente. Questo sistema con l'astrattezza garantisce delle garanzie diverse. E allora dall'astrattezza partiamo alla concretezza. La Cassazione, quindi le pronunce della giurisprudenza, sono il filo conduttore di tutto il percorso. Poi è vero, mutano, possono mutare, perché arriva una sezione unita di qualche anno prima, diversi anni dopo magari le sezioni unite ci ripensano e ne fanno un'altra. Ma questa è la logica del diritto, è il bello del diritto, è il bello dei convegni che facciamo. Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale possono imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini anche sulle parti di loro esclusiva proprietà, purché siano denunciate in maniera chiara ed esplicita. E già circoscriviamo il tema dal quale siamo partiti. Da dove siamo partiti? Siamo partiti. Il proprietario dell'appartamento che vive in condominio può subire limitazioni all'utilizzo di un diritto di proprietà che l'articolo 832 e le norme dei massimi sistemi di cui vi ho detto prima, sovranazionali, prevedono come assoluto? Già se circoscriviamo il perimetro a questa sentenza ci sta dando la prima risposta. La risposta è sì. Quando? Perché non può essere un sì aperto, deve essere un sì circoscritto. E lì cominciamo a far rientrare altri diritti, e il nostro sistema giuridico è un sistema cosiddetto di bilanciamenti. I bilanciamenti vuol dire che ogni diritto viene soppesato e nel momento, come la bilancia della giustizia, e quindi nel momento in cui un diritto pende da una parte più che dall'altra ha delle conseguenze. Quali sono questi limiti? Sono il rispetto alla quiete condominiale e alle norme del regolamento di condominio. L'articolo 844 sono le emissioni di rumore, di esalazione di fumi, eccetera. E il limite è il pregiudizio della normale tollerabilità. Rapidamente, come si è mossa la giurisprudenza? Perché questo è il concetto sul quale dobbiamo svilupparci. Tribunale di Milano, 2018. In questo caso il Tribunale di Milano, nella nuvoletta, ci dice quello che ci ha detto la Cassazione.
se il regolamento contrattuale di condominio prevede dei limiti anche all'utilizzo dei beni di proprietà privata, purché siano scritti in maniera chiara, quindi dice non equivoca, quei limiti sono sussistenti. E questa sentenza era proprio una sentenza riguardante l'utilizzo di un B&B all'interno di un condominio. Quindi il Tribunale di Milano, occupandosi di questo, ha detto se sono formulate senza incertezza, allora in questo caso possono costituire dei limiti. Potremmo dire, Bruno, sono le 15.40, potrei finire qua. Ma non è così, perché in realtà l'indirizzo ancora attuale sull'esperienza effettuata, sugli affitti turistici, il B&B, insomma tutto questo mondo relativamente nuovo rispetto al passato, è un indirizzo non univoco, ma è un indirizzo che potremmo dire equivoco. Perché andare a leggere un regolamento di condominio e provare a immaginare che quel regolamento di condominio, specie se appartenente a palazzi del passato, possa prevedere in maniera non equivoca, o se vogliamo usare un termine ancora più efficace, esplicita, che ci sia scritto all'interno di un regolamento contrattuale di un palazzo storico di Ferrara e fatto divieto di B&B o affitti turistici, sfido chiunque di voi a trovarlo. Chiaro? E allora la logica dell'interpretazione. Quello che ci può essere scritto invece all'interno dei regolamenti contrattuali che tutti noi leggiamo e continuiamo a leggere, e mi riferisco ai regolamenti contrattuali del passato, potrebbe esserci scritto, questo sì che lo leggiamo, è fatto divieto di sale da ballo, è fatto divieto di ambulatori con malattie infettive, questo c'è sempre, magari è fatto divieto di bordelli, se si può dire la parola bordelli, anche questo c'è scritto, le cause, il meretricio le usa in maniera più elegante, io sono stato in maniera più scollinea, ma magari sostanzialmente più efficace, questo c'è scritto, ma invece sull'utilizzo del bene come affitto turistico non c'è scritto, e allora va valutato se la mancata indicazione relativa a un utilizzo del bene, rifacendomi a quella sentenza che vi ho detto alla Cassazione, possa rappresentare non c'è scritto ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, lo posso fare, questo è il concetto. Anche qui vado davvero veloce, Bruno, ti vedo che puoi fare questa premiazione, quindi lo sguardo tuo è quello di dire muoviti e finisci la tua orientazione, però lo capisco bene, vedrai che ci sto nei tempi, mi scuso semmai con la platea degli amici. Sai che ti ascoltiamo con me. Sì, lo so, però sono 32 slide, io l'ho fatto come il messaggio di WhatsApp, quello dei figli, no? Sapete che c'è il messaggio, quello che si ascolta lento, poi arriva il vocale e fa quello che si sviluppa come il nastro. Cosa avete capito? Niente da questo messaggio, io ho capito niente. Spero che invece voi riusciate a capire nonostante io vada veloce. E quindi le dinamiche delle sentenze, per essere puntuale e preciso con voi, sul quale ci si muove, sono quelle di immaginare che magari ci siano dei divieti previsti, e questo sì che lo possiamo leggere nei regolamenti di condominio, quando si fa riferimento ad locanda, pensione, questo sì che lo sentiamo, lo leggiamo. E allora come può essere interpretato? Ancora una volta, in questo caso, io vi suggerirò poi nell'ultima slide l'orientamento prudenziale che accoglierei, ma ci tengo a dirvi qual è l'interpretazione delle sentenze, perché ce ne sono diverse che ho indicato in questa presentazione. Ebbene, se siamo stati attenti, come vedo attenti, perché è sempre la tua platea, Bruno, è sempre una platea curiosa, io l'ho notato in tutti i convegni, non è una platea passiva, è una platea che gli piace la conoscenza, cioè gli piace lo stimolo di interloquire con il relatore, anche metterlo in difficoltà, perché mi hanno messo in difficoltà alcune volte in altri convegni fatti con voi. Io sono andato in imbarazzo, lì è finita, quando uno non sa rispondere alla domanda ci guardo il codice, ma bisogna essere brillanti anche a quello. Ebbene, quello che dobbiamo sforzarci di interpretare invece a questo punto è immaginare se quando parliamo, per tornare al seminato, di divieto di locazioni, pensioni, che lo leggiamo, ripeto, nei regolamenti d'antan, si possa
interpretare come un utilizzo di un'esigenza abitativa non primaria ma secondaria, e quindi far rientrare all'interno di un utilizzo secondario un divieto proprio. E quindi è questo lo sforzo che l'interprete deve fare allorquando non troverà mai scritto B&B, non troverà mai scritto affitto turistico, ma troverà lo sviluppo di un'esigenza finalizzata alla destinazione di uso di un immobile. Tant'è che la Cassazione ci è ritornata successivamente, oltre a quella sentenza che vi ho indicato, la prima dalla quale siamo partiti, che era del 2016, le sentenze in Cassazione, questa del 2017, 28 novembre, significa che ci è arrivata 5 anni prima, perché la Cassazione come minimo impiega 5 anni per arrivarci, e che quindi tutto lo sviluppo dottrinario che c'è stato prima è uno sviluppo che non va più bene per quel caso che ha portato nel 2000, che è arrivato nel 2017 in Cassazione, perché i fatti costitutivi antecedenti possono essere stati diversi da tutto lo sviluppo successivo. E dovete sempre ricordare, sarò banale, i colleghi di questo diranno dire una banalità, la Cassazione non giudica il fatto, mai, non rivisita lo stesso fatto, giudica la legittimità dell'applicazione delle norme. Sì, e quindi non va più a valutare i fatti costitutivi, dicevo prima. Infatti, in questa ipotesi del 2017, va a dire una cosa sostanzialmente contraria a quella del 2016. Lo leggete nella lunghetta grigia. Il regolamento non può vietare ai condomini di affittare ai turisti la propria abitazione per le vacanze. La clausola in oggetto risulta nulla, in quanto stabilisce limiti all'utilizzo di parti private che non possono essere previste da parte di un regolamento di condominio. 1138, il decalogo, quello che abbiamo detto prima. E via andare, qui non si riferisce al turistico, ma si riferisce a un'altra sentenza del Tribunale di Milano che prevede un utilizzo ancora più ristretto di finalizzato all'844, che è emissione di fumo, esalazione di odori, eccetera, dicendo che le norme regolamentari di natura contrattuale possono imporre limitazioni ancora maggiori rispetto a quelle del codice civile. E quindi come ne usciamo sostanzialmente? È davvero, Bruno, ho finito. Ne usciamo così. Così. Ne usciamo in questo modo qui. Ne usciamo che potremmo leggere, avete visto che le ho saltate altre quattro? C'è un bilanciamento tra sentenze che si muovono sul filone specifico, ed è questo il consiglio poi finale che voglio dare, dove dice o il riferimento è chiaro e univoco o non se ne esce, e sentenze invece che parallelamente a quello che ho detto si muovono sostenendo che il diritto di proprietà è inviolabile, assoluto, fa riferimento a normative sovranazionali e quindi non può essere intaccato da nulla, e quindi altro mondo. Nessuno può limitare quello che faccio all'utilizzo della mia proprietà privata. E allora, a questo punto, quello che deve fare l'avvocato, secondo me, specie alla fine di incontri come questi, di stimolo, di suggerimento, di ragionamento tutti insieme, eccetera, è quello di dare i consigli. Come fare? Nel momento in cui si arriva al problema, perché può essere che all'interno dei vostri condomini qualche condomino dica o porti all'attenzione dell'assemblea il ragionamento, il componimento migliore sarebbe quello di trovare l'accordo dell'assemblea sull'utilizzo di quel bene con dei limiti predeterminati. Altro non se ne viene, altrimenti si crea tutto un contenzioso. Il contenzioso in cui se il condominio prende posizione e dice no, non lo puoi fare, oggi, a mio modo di vedere, per quello che ho potuto studiare, non c'è un indirizzo univoco che permetta di definire, in ragione a quello che ho detto prima, una risposta compiuta e certa su tutto. Bruno, ho finito. Grazie Saverio. Bruno, se vuoi passare per un riconoscimento ai nostri relatori. Cominciamo. Prego. Prego, Barbara. Bruno, ti vuoi sedere? Ti chiamiamo. Barbara, scusa. Ah, tu fai il foto. E se mi chiedo questo spazio di nemmeno. Allora Saverio, se puoi
cortesia. Venire. Bene. Allora, Saverio Bambino. Eccomi qua. Grazie. Una grazie anche a voi. Grazie.